rilasciato una copia del questionario, che poi sono due facciate, man mano che, se volete compilarlo in questo momento, dopo potete anche restituirlo al sottoscritto, oppure chi non lo compila stasera me lo può lasciare anche nella mia cassetta della posta, dopodiché sarà mia cura mandarlo alla dottoressa Ferrero, che è la referente per la provincia di Cuneo del progetto Punta su di te. Molto bene, grazie al vice sindaco. Lascio la parola al grazie, lascio la parola al sindaco per le comunicazioni. Vi chiedo scusa se può apparire maleducato, ma non credo di riuscire ad alzarmi e a sedermi ad ogni intervento, e quindi farò questo intervento di comunicazione da seduta. Tra le comunicazioni, due comunicazioni di lutti. Il primo di gennaio è scomparso l'ingegner Mario Boglione, già assessore e consigliere comunale. Il 9 gennaio è scomparso il signor Giacomo Gallizio, suocero della consigliera Milazzo e papà di Claudio e di Alberto. Credo che nelle notizie luttuose siano da annoverare le notizie molto, molto brutte che sono arrivate dalle zone terremotate che hanno avuto una concomitanza di un drammatico momento di tipo meteorologico unito ad un momento che continua e ancora di oggi, di altre scorse, eccetera, di una situazione veramente che ha dell'incredibile, dell'insostenibile e della grossa e che mette in grossa difficoltà e a grossa prova le popolazioni colpite. Da questo punto di vista devo dire che abbiamo cercato, attraverso coloro che sono andati nelle zone terremotate a prestare servizio, di far arrivare la presenza della nostra amministrazione. Credo che di questa vicenda dovremo continuare ad occuparci. Penso che tra i lutti ve ne siano sicuramente molti che hanno riguardato tanti momenti: quello duro, pesante, e quello di ieri sera nella moschea del Quebec. Alcune persone assolutamente inermi hanno trovato la fine della loro vita per una scelta di pazzia, di un gesto pazzo che non può essere ascrivibile ad un futuro dell'umanità. E quindi credo che da questo punto di vista, poiché di fronte alle vittime occorre che vi sia un atteggiamento di grande rispetto e di grande sensibilizzazione su questo aspetto, dobbiamo riflettere come vecchia Europa un po' acciaccata e magari presa da tanti problemi, ma di ritrovare sui binari giusti della democrazia, del confronto delle idee, un elemento che non può essere superato dalla logica delle armi. La logica delle armi è una logica che non permette di affrontare nessun ragionamento. E poi passo a due comunicazioni di interesse generale. Giusto prima abbiamo festeggiato il pensionamento della dottoressa Masini, che dal 1 di febbraio 2017 va in pensione, ma continuerà con incarico per 3 mesi a svolgere la funzione e le funzioni che in questo periodo stava svolgendo. Da domani, tra l'altro, parte la riorganizzazione di alcuni uffici dirigenziali comunali, così come avevamo preavvisato in una capigruppo, avevamo dato la comunicazione,
dell'8 novembre e, come meglio precisato, dalle relative deliberazioni della Giunta Comunale da tempo adottate e trasmesse ai signori consiglieri, confermo che da domani 1 febbraio avrà luogo la riorganizzazione di alcuni uffici dirigenziali del Comune. In merito, sono stati recentemente banditi 2 concorsi pubblici per la copertura di posto di dirigenza, ripartizione finanziaria e servizi alla persona, con provvedimento del 20 gennaio scorso, provveduto ad affidare ad interim le relative e le responsabilità dirigenziali dal 1 febbraio 2017 fino alla data di copertura dei 2 posti di dirigente, di dirigente suddetti, da parte dei vincitori dei relativi concorsi. Quanto sopra, per quanto riguarda la ripartizione finanziaria, al segretario generale, dottor Claudio Chianese, e per quanto riguarda la ripartizione servizi alla persona, alla dottoressa Masini. Quest'ultima, pur essendo in quiescenza, alla data di domani, 1 febbraio, con grande senso di responsabilità e di disponibilità, ha accettato la proroga fino ad un massimo di 3 mesi del proprio incarico dirigenziale a titolo del tutto gratuito. Ciò è consentito dal decreto legge 90 del 2014 e precisato dalle relative circolari del Ministero della Funzione Pubblica. Informo inoltre che, sempre a titolo gratuito, come sopra, per il medesimo periodo massimo di 3 mesi, con delibera immediatamente eseguibile adottata in data odierna, ha consentito alla medesima dottoressa Masini, come richiesto dal Comitato Sindaci del distretto socioassistenziale di Bra, venga confermata a scavalco anche la responsabilità dirigenziale dei servizi socioassistenziali di tale distretto, delegati all'ASL Cuneo 2, stessa dalla data della relativa convenzione intercomunale di cui Bra è il comune capofila. Restano invece confermati, a partire da domani, 1 febbraio, gli incarichi già da tempo annunciati e pubblicati sul sito internet comunale, ovvero al segretario generale la responsabilità dirigenziale dell'area degli staff, al vice segretario generale la responsabilità dirigenziale della nuova ripartizione servizi generali e ad interim quella della ripartizione demografica, studi e innovazione, all'architetto Giampaolo Porta la responsabilità dirigenziale della ripartizione lavori pubblici, all'architetto Benvenuta Rinero la responsabilità dirigenziale della nuova ripartizione urbanistica, ambiente, territorio e attività produttive, al dottor Gerardo Robaldo la responsabilità dirigenziale della nuova ripartizione culturale. Sul tavolo avete trovato una materiale comunicativo relativo all'evento di sabato 4 febbraio sulla mobilità sostenibile. Vi ricordo di dare la conferma entro domani per la presenza al giro in bus che partirà alle ore 10 davanti al Comune di Bra. Questo è tutto, scusatemi per delle comunicazioni piuttosto lunghe, ma era doveroso. Bene, grazie. Grazie signor Sindaco. Possiamo procedere allora con, se non ci sono richieste di intervento o ulteriori comunicazioni, possiamo procedere con l'ordine del giorno. Allora iniziamo con 4 risposte per riassunto, fermo restando il diritto di replica dell'interpellante, su altrettante interrogazioni che erano pervenute nelle settimane scorse, addirittura un mese e mezzo fa. Andiamo in ordine cronologico. La prima pervenuta al protocollo il 13 dicembre del 2016 a firma dei consiglieri Tripodi e Panero, che chiedevano notizie riguardanti i lavori di riqualificazione dei percorsi delle vie del commercio e in particolare chiedevano all'amministrazione di esporre su quali criteri era stato deciso di posare una piastrella ingress smaltato per la risistemazione della pavimentazione dei portici della suddetta via Principi di Piemonte in alternativa a una a tutta massa. La risposta era stata data il 22 dicembre a firma dell'assessore ai lavori pubblici e del responsabile del procedimento geometra Ramello. La risposta prevedeva questi punti: il progetto esecutivo a suo tempo prevedeva la pavimentazione dei portici di via Principi con una piastrella per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato
di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, in assorbente antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici. Per l'affidamento dei lavori si è proceduto, come noto, con il metodo dell'offerta più vantaggiosa economicamente, che consente alla ditta che intende partecipare di apportare una serie di migliorie al progetto in gara. L'offerta è risultata vincitrice, entrata anche nello specifico della pavimentazione dei portici, per una serie di motivazioni esclusivamente tecniche. Ha proposto una piastrella equipollente alle caratteristiche meccaniche, chimiche e fisiche del materiale sopra descritto. Il prodotto rispetta inoltre tutte le normative oggi in vigore in materia di pavimentazioni, i vari codici N, ISO e DIN, qualità non richieste negli allegati di progetto. E infine, la risposta precisava che il progetto presentato dall'appaltatore, comprese le migliorie e integrazioni, deve essere realizzato e ultimato nel rispetto della par condicio nei confronti degli altri partecipanti alla gara d'appalto, in buona sostanza, cioè possono essere apportate modifiche di piccole entità, ma a discrezione della direzione dei lavori. Questa era la risposta pervenuta agli interpellanti, i quali possono adesso chiedere la parola. Consigliere Panero, prego. Grazie Presidente. Allora, partiamo dalla risposta e dalla parte che dice che rispetta tutte le normative oggi in vigore, ma su questo non avevamo dubbi, anzi, osiamo dire ci mancherebbe altro che posiamo piastrelle che non rispondono a un intervento nuovo alle normative oggi in vigore. La parte più critica, secondo noi, è la parte che concordiamo meno con la risposta, è quella che ci dice altamente resistente. Noi abbiamo seri dubbi sull'alta resistenza del prodotto e a questo proposito è stata fatta una prova con una smerigliatrice che simula l'usura nel tempo del prodotto e si può vedere come, tolto il primo sottilissimo strato superficiale della piastrella, questa presenta l'impasto di argilla cambiando addirittura, ma ovviamente, colore. Considerato che sono posate sotto dei portici dove il transito è frequente, i dubbi che questo prodotto possa durare a lungo sono secondo noi leciti. Le piastrelle che erano presenti prima sono durate circa 40 anni, forse anche più. Quelle che sono state messe ora siamo certi che dureranno molto meno e visto che sono stati spesi soldi pubblici per rifare dei portici privati, anche se ad uso pubblico, non torno sull'argomento che è stato già discusso molteplici volte, ci sembrava giusto sottolineare queste nostre preoccupazioni. A sostegno di questa tesi è stato contattato il responsabile della ditta che ha fornito le piastrelle che vive a Sassuolo. A domanda precisa, e questa è la questione che ci preoccupa di più, lei avrebbe utilizzato quel prodotto per pavimentare i portici di Sassuolo? La risposta è neanche morto. Sono stati spesi tanti soldi pubblici e crediamo che questa amministrazione avesse l'obbligo di tutelare la cittadinanza sulla qualità del lavoro fatto e sulla sua durata. Fare degli interventi solo per poter dire noi l'abbiamo fatto, ma poi trovarci tra poco tempo a doverli risistemare o addirittura rifare, non ci sembra il modo giusto di operare. E tutto questo premesso riteniamo sottolineare come anche noi come gruppo ritenevamo assolutamente che quei portici dovessero essere oggetto di intervento, di riqualificazione, perché le piastrelle che erano presenti segnavano segni di degrado, si sono in molteplici punti, erano staccate ed erano pericolose perché creavano la possibilità delle persone di inciamparsi. Ma crediamo, e solo il tempo potrà dire chi ha ragione, che l'intervento che è stato effettuato non è a parità della medesima qualità addirittura delle piastrelle che lì erano posate da 40 anni. Grazie. Grazie. Passiamo alla seconda interrogazione, sempre a firma di Tripodi Panero, i quali il 13 dicembre chiedevano informazioni sugli lavori di costruzione del marciapiede a servizio della fermata di Bandito, in particolare
chiedevano quando si sarebbero conclusi i lavori di costruzione del marciapiede della linea, a servizio della linea ferroviaria Bra-Carmagnola presso la fermata di Bandito, cantiere che, cito testualmente, sta occupando buona parte della piazza al servizio della stazione e dell'impianto sportivo limitrofo, creando non pochi disagi all'intera zona. La risposta era stata data a firma del sindaco, dell'assessore ai lavori pubblici e del consigliere delegato Pietro Ferrero. In questi termini, i lavori relativi alla realizzazione della pensilina alla stazione ferroviaria di Bandito si sono conclusi sabato 10 dicembre, entro i termini stabiliti per la messa in funzione della elettrificazione della linea Bra-Alba. Relativamente al piazzale di fronte alla stazione, gli uffici comunali hanno provveduto alla realizzazione della segnaletica orizzontale nella giornata di lunedì 12 dicembre, anche alla luce di una riorganizzazione degli spazi auto che porterà nella sua integrità ad un aumento dei posti disponibili. E dal giorno successivo, quindi 13 dicembre, data in cui i nostri uffici hanno ricevuto e protocollato la suddetta interrogazione, il parcheggio era già totalmente fruibile. Come prima, c'è facoltà di chiedere diritto di replica. Prego, sempre consigliere Panero. Grazie Presidente. Allora, questa interrogazione che è pervenuta, è stata protocollata 13 dicembre, porta invece come data scritta nostra il 4 dicembre. C'è questa differenza perché noi siamo stati molteplici volte sollecitate alla presentazione di questa interrogazione. Non ritenevamo all'inizio di doverla presentare perché noi ritenevamo che l'intervento, e riteniamo ancora ad oggi, che è stato eseguito sulla banchina a Bandito fosse un intervento indispensabile, utile e un buon intervento. Poi ulteriormente sollecitati siamo arrivati alla presentazione, e questa è un po' la differenza e la spiegazione del perché questa interrogazione è arrivata, diciamo, verso la conclusione dei lavori, che però mi preme oggi sottolineare non sono ancora conclusi oggi. L'interrogazione dice sono conclusi sabato 10 dicembre. L'interrogazione è nata appunto perché l'intervento in oggetto occupava buona parte della piazza antistante alla stazione, piazza che serve ed è utilizzata oltre ai pendolari che utilizzano quella stazione, sempre più frequenti, che arrivano anche da Bra, perché in quella zona è più comodo, diciamo, nelle condizioni normali parcheggiare, utilizzando quindi il cantiere aveva occupato gran parte di questa piazza, e quindi le auto erano parcheggiate ovviamente nel vialetto di accesso in via Visconti Venosta, davanti agli esercizi commerciali, in posizioni anche dove non erano segnati i parcheggi, ma questo ovviamente essendo la piazza occupata. Torniamo al fatto che i lavori non sono neanche conclusi oggi, questo lo dico perché con anche documentazione fotografica raccolta da me ieri, sì, i lavori della banchina, della pensilina sono conclusi, ma mancano ancora ad oggi la rampa di accesso per i disabili, rampa di accesso che è situata al fondo della piazza, nel muro confinante col campo da pallavolo. Per realizzare questa rampa si è ancora in attesa che venga spostato un palo dell'Enel che è all'inizio che impedisce in questo momento praticamente la realizzazione di questa rampa, quindi deve essere spostato solo di un paio di metri, ma comunque deve essere spostato di un paio di metri per capirci verso l'interno del campo, ed è ancora presente una rete di cantiere nell'angolo appunto della piazza che fa sì che il disagio si è ridotto o quasi del tutto eliminato. Questo bisogna darne atto, perché la piazza, i parcheggi sono tracciati e c'è la possibilità di usufruirne, però diciamo che i lavori non sono conclusi ancora ad oggi. A questa mattina è arrivata una comunicazione, un comunicato stampa dove dice che dal 6 al 10 febbraio inizieranno i lavori di demolizione della vecchia banchina,
lavori che verranno realizzati nelle ore notturne in modo da non dare disagio, comunque sono altri lavori che vengono realizzati, FSI ha comunicato questo, dal 6-10 febbraio nelle ore notturne verranno realizzati questi lavori, quindi bene al fatto che non c'è più la problematica della piazza, bene che forse dal conteggio totale dei parcheggi finali in quella piazza ci sarà un aumento, chiediamo in tempi brevi che si concluda l'opera al 100%, quindi venga realizzata la rampa d'accesso per i disabili, demolita la vecchia banchina e si possa, diciamo, tornare a una situazione dove non c'è promiscuità tra il cantiere e gli utilizzatori della ferrovia. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Proseguiamo con la terza interrogazione che ha già avuto risposta scritta, protocollata il 20 dicembre 2016 a firma del consigliere Claudio Allasia, relativa a lavori di manutenzione sul servizio acqua potabile nella zona di strada San Michele. Il consigliere, avendo ricevuto una segnalazione di un contenzioso in corso tra i cittadini e il gestore del servizio idrico integrato per i lavori di ripristino della condotta di distribuzione a servizio di un gruppo di utenze, considerato che il contenzioso risaliva ormai a parecchi mesi precedenti la data dell'interrogazione, considerato le risposte ricevute dai cittadini da parte dell'ente, e qui cito testualmente, le risposte sono state di mero rinvio delle risposte del gestore senza alcuna analisi specifica e quindi risposta diretta alle questioni sollevate dai cittadini, preso atto che i cittadini hanno sollevato questioni di merito, ad esempio la definizione del tratto di tubazione come distribuzione e non allaccio, definizione della proprietà pubblica del tratto di distribuzione e quindi conseguente onere di manutenzione, definizione di libero accesso sia al tratto di distribuzione esistente che al nuovo che si voleva realizzare. I cittadini riferivano tra l'altro che tutti gli interventi di manutenzione precedentemente attuati sul tratto di distribuzione in oggetto erano sempre stati effettuati a carico del gestore, quindi dando nella prassi risposta affermativa alle loro affermazioni, interrogava il sindaco per sapere le motivazioni che avevano portato a non dare risposta nel merito ai cittadini richiedenti da parte dell'ente comunale e a inviare meramente la presa di posizione del gestore e altresì sull'opportunità di dare un'urgente risposta da parte del comune al quale i cittadini si sono rivolti per avere chiarimenti e inoltre di fare in modo che questi ricevano in tempi brevi un'analisi indipendente sul merito delle domande sollevate. La risposta trasmessa il 17 gennaio al consigliere con lettera del sindaco arriva dall'ingegner Giuseppe Giuliano, che scrive a nome dell'ente di governo del lato 4 cuneese per il servizio idrico integrato. E in sintesi la risposta è stata questa. Nel maggio 2016 i residenti dei numeri civici 64, 66 e 70 di strada San Michele di Bra segnalavano al gestore Tecnoedil S.p.A. una forte caduta di pressione sulla rete idrica e conseguente disservizio nell'erogazione di acqua potabile. Successivamente il gestore interveniva posizionando una tubazione provvisoria che consentisse una corretta erogazione del servizio. In seguito gli utenti richiedevano al gestore la sostituzione della tubazione provvisoria di cui sopra con una condotta definitiva e il gestore Tecnoedil in data 3 ottobre 2016 asseriva che la condotta di cui si trattava insiste su proprietà private non accessibili, richiamando l'articolo 6 e l'articolo 17 del vigente regolamento di utenza di atto 4, ipotizzando di risolvere la problematica, indicando la disponibilità a realizzare a proprie spese la fornitura e la posa della condotta, lasciando invece a carico dell'utente le opere di scavo, reinterro e ripristino. Il dottor Giuliano citava anche nello specifico, l'ingegner Giuliano, sì, gli articoli 6 e 17 citati prima, rispettivamente articolo 6 del regolamento di utenza approvato dalla conferenza d'ambito nel giugno del 2013, l'articolo 6 che prevede il punto di consegna è ubicato in corrispondenza del confine tra proprietà privata e pubblica, articolo 17 i tratti di tubazione a servizio di un insieme di utenze poste in proprietà privata non accessibili sono equiparati ai soli fini delle operazioni di manutenzione a proprietà privata. In tale situazione le manutenzioni sono a carico degli utenti collegati alla condotta stessa.
E chiudeva la risposta dicendo: si ritiene che il ripristino definitivo della condotta posta all'interno di aree private non accessibili debba essere a carico degli utenti da essa serviti. Si ritiene altresì che il gestore Tecnoedi l'abbia operato nell'interesse di mantenere la continuità di erogazione del servizio d'acquedotto, ponendo in essere azioni a favore dell'utenza rispetto a quanto è strettamente previsto dal regolamento sopra richiamato. Ecco, questa era la risposta alla quale il consigliere Allasia, se vuole, può replicare. Prego. Grazie Presidente, buonasera a lei e buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda la risposta a questa interrogazione, sono parzialmente soddisfatto, perché comunque rimangono, dico parzialmente, perché comunque rimangono alcune questioni, secondo me, diciamo, irrisolte. Effettivamente, prendo atto della risposta del legato in merito e prendo altresì atto che effettivamente perlomeno è il primo parere terzo che viene sottoposto in risposta neanche ai richiedenti, a me, su questa diatriba. Secondo me rimangono tecnicamente ancora alcune cose interessanti da approfondire, che hanno chiesto gli utenti, ad esempio il fatto se il regolamento possa andare a stabilire degli oneri di manutenzione a carico di privati, anche se il tratto di tubazione realizzato mi pare a metà degli anni 50, prima degli anni 50, fosse di proprietà sia di proprietà pubblica, e quindi se sia corretto comunque che il regolamento preveda su una linea non di allaccio ma di distribuzione, così come effettivamente viene correttamente indicato sia dal gestore che dal legato, facendo riferimento all'articolo 17 che tratta appunto le linee di distribuzione, se sia corretto che il regolamento preveda quindi un intervento del privato, ripeto, sul tratto di tubazione pubblica. Per cui uno dei punti probabilmente sui quali i cittadini cercavano una risposta era anche capire se quel tratto di distribuzione fosse effettivamente pubblico oppure no. Anch'io ho cercato di fare una richiesta, ma effettivamente anche in archivio non ho trovato nessuna documentazione al riguardo. Per quanto riguarda l'articolo 17, che è stato citato più volte, sia nelle risposte del gestore che sono state inviate ai cittadini che ne hanno fatto avere copia, e anche da legato dall'ultima sua comunicazione, si specifica quindi che effettivamente quel tratto di tubazione non è quindi allacciamento, per cui il riferimento all'articolo 6 è un po' contraddittorio, perché l'articolo 6 parla del limite del punto di allaccio, quindi dove finisce il tratto di distribuzione, dove inizia il tratto, diciamo, di pertinenza privata. Ora però ovviamente il motivo di interesse della mia interrogazione non era tanto andare a disquisire tecnicamente se avesse ragione il gruppo di utenti o il gestore di per sé. Posso sollevare dei dubbi, come sto facendo adesso, posso discuterne, come possono fare loro, ma quello che cercavano gli utenti nelle loro richieste che hanno fatto al Comune era di avere, oltre il primo contraddittorio avuto con il gestore, un parere da un ente, il Comune piuttosto che il legato, che desse un'opinione terza e quindi autorevole a dirimere la questione, e quindi non semplicemente, come è stato fatto, reinviare una copia della lettera dello stesso gestore con cui il gruppo di cittadini era in contraddittorio, perché ce l'avevano già quelle risposte. Si rivolgevano al Comune proprio per avere delle risposte che non fossero quelle del gestore, che fossero diverse. Sono quindi parzialmente soddisfatto, perché effettivamente la prima domanda che ho posto non c'è stata risposta, e la prima domanda era quali fossero le ragioni per cui il Comune avesse semplicemente meramente girato le risposte del gestore e non avesse prodotto neanche una sua valutazione nel merito, semplicemente proprio dicendo: questa è la comunicazione del gestore. E a questa domanda non c'è stata risposta. Alla seconda domanda, quindi, invece, ad avere un parere tecnico, come dicevo prima, c'è stato questo parere tecnico richiesto,
Mancherebbe però la parte interrogante, cioè che cosa effettivamente è stato chiesto all'ente gestore da parte del comune e se sono state poste tutte le questioni che avrebbe sollevato il privato, quindi la questione ad esempio della proprietà della linea di distribuzione o meno, e ritengo che sia la richiesta rivolta dal comune al legato che la risposta del legato andrebbero a questo punto girate ai cittadini che hanno fatto le richieste al comune in modo da poter effettivamente soddisfare alla loro originaria richiesta. Grazie. No, perché non è previsto. Grazie a lei, consigliere. Allora, sempre del consigliere Allasia, l'ultima risposta per riassunto, diciamo così. Interrogazione, beh, lì per un errore, penso, di copia e incolla, il titolo risultava bus sostitutivi Alba Cavaler Maggiore, ma in realtà il titolo è Punti Luce, tre frazioni, come del resto si evince dalla nota a piedi pagina del testo. Comunque, l'interrogazione riguarda appunto il fatto che il comitato di quartiere delle tre frazioni chiede il ripristino di un punto luce non più funzionante e altri punti luce, in particolare nella zona di Carpeneto, Soprano e Tetti Bassi. Il non funzionamento del punto luce sulla provinciale Bra Cavaler Maggiore, dice il consigliere, è fonte di pericolo per la mancanza di visibilità dell'incrocio, soprattutto nei mesi invernali. Quindi interrogava l'assessore sulle ragioni per cui in questi anni non fossero stati ripristinati punti luce non più funzionanti, quali sono i programmi per il loro ripristino e o la loro nuova installazione. E il 16 gennaio l'assessore ai lavori pubblici rispondeva dicendo che l'amministrazione è in costante contatto con i rappresentanti della frazione, con la quale spesso ha analizzato la situazione di tale corpo illuminante alimentato attraverso batteria ricaricabile con energia solare posto almeno 8 anni fa in tale incrocio. La scelta di utilizzare la tecnologia delle batterie ricaricabili, dice l'assessore, non viene giudicata adatta per l'illuminazione pubblica, prova ne sia che quel punto luce, non solo quello, dopo pochi mesi dalla sua realizzazione ha ridotto fortemente la sua funzionalità fino a non più funzionare. I costi continui di sostituzione periodica delle batterie non sono sostenibili. Inoltre l'assessore ricorda che l'amministrazione era intervenuta a sostituire altri punti con tecnologia batteria realizzando impianti con contatore. Fra gli esempi citava proprio l'impianto della zona Falchetto, che ha definitivamente risolto il problema dell'illuminazione del doppio incrocio strada Falchetto, strada provinciale 294. Sempre alla riva era stato realizzato un nuovo impianto sulla provinciale 48 nell'area residenziale dopo la chiesa della frazione. I singoli punti di illuminazione, se dotati di singolo contatore, hanno costi fissi molto alti. Nello specifico si valuterà, chiudeva l'assessore, come integrare tali punti in un progetto più complessivo, fermo restando le disponibilità economiche e la valutazione delle varie priorità. Quindi, consigliere, se vuole replicare, può, nella facoltà. Prego. Prego. Grazie Presidente. Allora, sicuramente è vero che la tecnologia dei punti luce di illuminazione pubblica a batteria con ricarica da fotovoltaico è una tecnologia che ha diverse problematiche, principalmente legate alla vita della batteria stessa. È anche però vero che qua ci troviamo in una situazione un po' particolare per quanto riguarda la sicurezza ed effettivamente per la posizione che hanno i punti luce predisporre un collegamento alla rete con tanto di contatore avrebbe dei costi sproporzionati rispetto al fatto di alimentare un punto luce. È anche vero però che questi punti luce sono stati installati, come diceva nella risposta l'assessore, circa 8 anni fa. Ne sono stati installati all'epoca 3 e mi riferivano dagli uffici che uno di fatto non ha neanche mai funzionato e gli altri 2 hanno funzionicchiato. Ora, non vengono citati dall'assessore i costi per la sostituzione della batteria. Adesso questi forse sono di tecnologia un pochettino più vecchia, mi pare che si utilizzino normale batterie da auto. Il costo è di circa 170 euro a batteria. Diciamo che, visto che la prospettiva dell'allaccio alla rete è una prospettiva remota, a meno anche dalla risposta, non si prevede insomma di poter
arrivare all'accio di quei punti luce a breve, ritengo che comunque qualcosa debba essere fatto. Ad esempio anche una verifica effettivamente se i punti luce non stanno funzionando perché la batteria che non funziona più, tra l'altro i punti luce non funzionano più da diversi anni perché queste richieste qua sono arrivate, penso a tutti per esempio i candidati sindaci durante la campagna elettorale nel 2014, quindi una verifica ad esempio se il problema è effettivamente dovuto alla batteria o c'è un problema del corpo illuminante in sé o del pannello, giusto per capire effettivamente se la spesa da sostenere per prolungare la vita del lampione anche con efficienza ridotta per altri 2 anni oppure no. Come dicevo, la batteria costa circa 170-200 euro e può durare dai 2 ai 4 anni, ma siamo pessimisti, diciamo un paio d'anni o forse un anno, e ci poniamo quindi la domanda se nel caso fosse questo il problema della batteria, se abbia senso spendere 200 euro l'anno per mantenere in condizioni anche sicuramente non efficienti di sicurezza, non al massimo della sicurezza, un incrocio stradale con la provinciale. Poi ovviamente si potrebbe, sempre considerando che l'allaccio alla rete è remoto per le ragioni che dicevamo prima, considerare il fatto se in questi 8 anni sui punti luce adesso dotati di tecnologia LED con regolazione dell'erogazione di potenza in base alla carica residua, non ci siano in sostanza dei prodotti che siano più efficienti e permettano perlomeno di superare un arco temporale con un costo di manutenzione ragionevole poi per la loro vita, ma mantenendo, permettendo di mantenere il punto luce in condizioni diciamo degne e atte a svolgere un minimo la funzione che dovrebbe svolgere. Per questi motivi che ho detto non sono completamente soddisfatto della risposta, ritengo che una piccola analisi al riguardo vada fatta e una piccola prova ad esempio per verificare lo stato delle batterie, anche solo per vedere se il problema può essere di facile risoluzione nel breve termine oppure no. Grazie. Grazie. Passiamo adesso alle interrogazioni fresche di giornata, possiamo dire. Sì. Allora, la prima interrogazione dei consiglieri Marengo, Somaglia e Elena, relativa agli ormai continui ritardi dei treni delle Ferrovie dello Stato sulla tratta Torino-Bra. Quindi, prego, consigliere Marengo. Grazie Presidente. Prima di entrare nel merito, mi permetta solo una breve digressione di pochissimi secondi per unirmi alle parole del sindaco di cordoglio per quanto è successo in Canada. Credo che questa cosa ci abbia veramente colpito tutti, frutto di un clima d'odio che ormai esaspera le nostre vite. Il sindaco diceva: speriamo che questa vecchia Europa dia qualche risposta. Mi permetto di aggiungere: dovremmo avere una classe politica a livello europeo che sapesse affrontare i tempi terribili in cui viviamo, cosa che, ahimè, purtroppo, indipendentemente dal colore politico, dalla nazione, dei politici che ci rappresentano, non vedo come soluzione. Chiedo scusa per la brevissima digressione, ma ci tenevo a farlo sapere. Insieme ai colleghi Somaglia ed Elena abbiamo proposto questa interrogazione proprio perché partecipando all'inaugurazione dell'elettrificazione della linea Torino-Alba, chiedo scusa, di metà dicembre, negli interventi dei relatori si era già posto la problematica che i treni in quel periodo subissero alcuni ritardi. Se ciò era comprensibile perché i lavori stavano finendo proprio in quei giorni, meno comprensibile oggi, a distanza di 1 mese e mezzo, è il, diciamo, l'assistere quotidianamente a questi ritardi che pregiudicano l'attività lavorativa e di studio di centinaia di nostri concittadini che quotidianamente, per motivi appunto di lavoro o di studio, si devono recare a Torino. Tra l'altro leggevo proprio in questi giorni sul Corriere di Alba Bralanche Roero che dava la notizia che il percorso solamente tra Alba Bra sia costato 1 milione di euro a chilometro. Io direi che questa cifra richiederebbe uno sforzo notevole da parte delle ferrovie sicuramente, ma anche dei comuni interessati per tentare di ovviare a questa. È una notizia che ho letto in questi giorni, era sul Corriere.
E quindi ci stiamo chiedendo quali attività e quali iniziative possa prendere l'amministrazione per, ovviamente oltre sollecitare RFI, ma quali iniziative vengano prese per poter ovviare a questo problema che ormai è già da un mese e mezzo che come dire, pregiudica in qualche modo l'attività quotidiana di così tanti nostri concittadini. Grazie. Grazie a lei. Risponde alle queste interrogazioni il consigliere delegato Pietro Ferrero. Prego. Grazie Presidente. Questa interrogazione di fatto contiene due domande e un'affermazione nel punto centrale. Vado nell'ordine delle risposte. La prima risposta è tecnica, sui motivi dei ritardi. Non compete certamente a noi rispondere a queste motivazioni, ma sono i gestori del servizio ai quali abbiamo girato subito la domanda. 3 ore fa solamente è giunta la risposta che vado a leggere, riservandomi poi però una chiosa finale. La risposta dice: al Consiglio Comunale di Bra, informazione linea SFM4. Riguardo alla richiesta di informazione in vista del Consiglio Comunale della città di Bra, da un'analisi dei dati di puntualità ed affidabilità della linea, di cui si portano i dati sintetici seguenti nei grafici seguenti, c'è un paio di diagrammi, risulta che, come denunciato nelle prime settimane di attività, la qualità del servizio è stata assolutamente insufficiente, con una puntualità entro i 5 minuti scesa anche al di sotto del 60%. Durante le vacanze di Natale, anche in virtù del minor numero di treni programmati e della minore quantità di viaggiatori, la puntualità del servizio è nettamente migliorata. A gennaio, con il servizio a pieno regime, dopo la riapertura delle scuole, la puntualità della linea ha mantenuto livelli del periodo natalizio, con valori, se non ottimali, perlomeno accettabili, e con una tendenza al positivo. La percentuale di treni arrivati entro i 5 minuti dall'orario programmato nelle ultime 2 settimane è compresa tra l'85 e il 92%. I valori di puntualità si stanno quindi avvicinando ai valori della linea SFM4 che registrava prima del cambio orario, quando era attestata a Bra. A settembre 2016 era del 92, a ottobre 2016 del 94. L'affidabilità della linea, che dipende dal numero dei treni soppressi, anche solo parzialmente sul totale dei treni programmati, ha avuto un andamento simile a quello della puntualità. Come sottolineato da RFI e Trenitalia nel corso della riunione del 9 gennaio con l'Agenzia di Trasporto Piemontese, Regione Piemonte e le amministrazioni locali, questo andamento è dovuto alla progressiva risoluzione di alcuni problemi infrastrutturali sulla linea e dal superamento del necessario periodo di rodaggio del nuovo servizio. Sicuramente un elemento di miglioramento è stata la riduzione del tratto soggetto a limitazioni di velocità dovuta al cedimento della massicciata presso la stazione di Santa Vittoria. Come da impegni presi, dopo questo primo periodo di rodaggio del servizio, l'Agenzia Metropolitana Piemontese di Mobilità Piemontese incontrerà RFI e Trenitalia per iniziare lo studio della revisione degli attuali orari della linea SFM4 al fine di renderli maggiormente attrattivi. In questi incontri, è nostro obiettivo far emergere anche eventuali motivazioni di ritardo dei treni e spingere le aziende coinvolte verso azioni volte a garantire la migliore qualità del servizio. Sarà nostra cura mantenere aggiornato sull'andamento di questi incontri le amministrazioni locali. Dunque, per completezza di informazione, le segnaliamo che oggi, 30 gennaio, sulla linea si sono registrati un guasto al controllo blocco delle porte di un treno che ha portato alla soppressione della corsa e a metà mattinata un guasto ai passaggi livello tra Bra e Sommariva che, nonostante gli interventi dei tecnici dell'infrastruttura, ha portato ritardi di 30 minuti su 4 treni coinvolti. Rimaniamo a disposizione per. Ecco, ritengo che questa risposta sia del tutto insufficiente. Minimizza.
Il caso di ieri non finisce qui con i due guasti citati e lamentati al mattino e a metà mattinata. Ce n'è stato lo stesso giorno, uno alla sera, sempre nell'ora di punta, che ha provocato un ritardo di un'ora in arrivo, Luciano ne sa qualcosa, e la soppressione a Carmagnole di un treno, Carmagnole-Alba. Quindi nello stesso giorno è stato un disastro. Non facendo poi a importanti disservizi puntuali precedenti, mette in evidenza i ritardi fino a 5 minuti, perché intendono 4.59 uguale puntualità. Quello dovrebbe essere la norma, il suo dovere, non dire che entro 5 sono orario. Poi per far emergere medie buone o decenti lo fanno in tutta la giornata, mescolando l'ora di punta con l'ora di molla. Va da sé che nelle ore di molla, quelle centrali, i treni viaggiano discretamente bene. I guai stanno nelle ore di punta, che sono al mattino dalle 6 alle 9 e alle 17 alle 20. Se mettiamo tutto assieme facciamo vedere che siamo al 92% di puntualità, mentre invece ce ne abbiamo 100 su un periodo più lungo della parte centrale, e siamo molto molto di sotto in queste ore dove è maggiore la frequentazione da parte di pendolare, studente, eccetera. Il calcolo, secondo mio parere, nostro parere, andrebbe fatto per fasce orarie, distinguendo che cos'è l'ora di punta. Mi stai facendo così, mi dispiace, devo correre perché ci sono anche ancora altre risposte. La seconda dice: cosa sta facendo l'amministrazione? Seconda domanda dell'interrogazione. Ecco, la segnalazione fa il suo dovere. Segnala, si lamenta, monitora continuamente l'andamento del servizio, chiede incontri, segnala le criticità puntuali una per una, tutte cose che abbiamo fatto in questo mese. Lamentele pubbliche le abbiamo già fatte, le prime il 17 dicembre dell'incontro al Movicentro e il 9 gennaio in presenza di tutta la dirigenza delle ferrovie, di tutti i sindaci. In quell'occasione abbiamo rappresentato il malcontento dei pendolari e anche le criticità che erano a nostra conoscenza, avanzando anche proposte, qualche proposta per porre rimedio. Ci siamo lasciati con l'impegno di monitorare l'andamento per le due settimane di gennaio a pieno servizio e poi rivederci per comunicarci i provvedimenti che avrebbero adottato. Un altro incontro la settimana scorsa con l'agenzia, ad oggi però ancora nessuna convocazione. Direi che da domani risegnaleremo il perdurare del cattivo servizio e direi questa volta firmato da tutti i sindaci in persona, a partire da Alba ad arrivare a Carmagnola. L'ultimo punto ancora, chiudo subito, abbia pazienza Presidente, riguardo l'affermazione che c'è nel punto centrale, che questa è un'affermazione e non una domanda. Ecco, ripetiamo quando ha affermato pubblicamente il Movicentro il 17 dicembre durante alla presenza di tutte le autorità. Cioè, abbiamo detto allora e continuiamo a pensarlo, il parametro più importante che avremmo usato per valutare la congruità che c'è stata tra l'impegno economico profuso rispetto ai risultati d'esercizio sarebbe stato solamente quello della puntualità. Se questo parametro di puntualità scade, va da sé che i soldi impegnati non corrispondono alle attese che erano state sollevate quando si progettava la cosa. Su questo insisteremo. Colgo l'occasione per ringraziare gli interroganti per l'attenzione che hanno posto sull'argomento, invitandoli a collaborare su questa opera di segnalazione, invitandoci quelle che le arrivano, che noi allegheremo per gli incontri futuri. Grazie. Grazie a lei. Se i treni corressero veloci come fa lei, mi rendo conto che ha corso per arrivare in tempo, però d'altra parte interrogazione sul ritardo dei treni, risposta data oltre il tempo. Mi fa venire in mente quella battuta di quel tale che dice: sono andato alla stazione a prendere mio padre che arrivava dal treno, il treno è arrivato un quarto d'ora in anticipo. No, era quello di ieri sera che è arrivato 23 ore e 45 minuti in ritardo. Chiusa la parentesi. Però lui va certo. Comunque, consigliere Somaglia per la replica, prego.
Grazie Presidente, grazie al consigliere Ferrero. Non è che possiamo essere soddisfatti della risposta che ci è stata data. Io mentre ascoltavo il consigliere Ferrero scorrevo un noto social che tutti bene o male frequentiamo, e alcuni amici che ho in comune segnalavano adesso 20 minuti di ritardo sulla linea da Torino. Allora mi chiedo, dove siamo? Nella Repubblica delle Banane. Abbiamo speso tutti questi soldi per avere un servizio confacente al periodo storico in cui viviamo, un servizio che deve avvicinare Bra, Alba, al capoluogo regionale per chi frequenta normalmente per motivi di studio, di lavoro, ma anche ahimè per altri motivi, per salute. Molti i nostri concittadini frequentano Torino e frequentano ahimè gli ospedali attrezzati di Torino. E allora ci viene da pensare, e concordo su ciò che diceva il consigliere Ferrero, che queste analisi da parte di RFI o Trenitalia, io mi confondo sempre tra le due società, dovrebbero essere monitorate in altra maniera, probabilmente altre aziende che operano in altri settori monitorassero o rendessero dei servizi di tale tipicità, difficilmente starebbero sul mercato, ma così in questo pseudo monopolio non è. Mi viene anche però da pensare che forse le rimostranze, e noi ci faremo carico di quello che diceva il consigliere Ferrero, di portare tutte le rimostranze da parte di concittadini che ci pervengono, ma le rimostranze che fino a oggi ha fatto l'amministrazione forse non sono state così incisive, perché è trascorso un mese e mezzo, come ricordava bene il consigliere Marengo, dalla partenza di questo servizio, e forse il servizio peggiora e non migliora. Grazie. Mi auguro grazie. Che non sia colpa di Ferrero che invece peggiora. Bene, proseguiamo. Interrogazione a firma dei consiglieri Marengo, Somaglia, Elena, Tripodi, Panero, che chiedono di conoscere le motivazioni per cui in occasione della gelata di venerdì 13 gennaio non sia stato sparso adeguatamente sale e materiale antiscivolo in prossimità, insomma, delle zone sensibili della nostra città. Prego, consigliere Marengo. Grazie Presidente. Sì, beh, in realtà ha già detto sostanzialmente quasi tutto lei quello che c'era da dire su questa nostra interrogazione. Come gruppi di minoranza, insieme Somaglia per Bra, Forza Italia e insieme ai colleghi Tripodi e Panero, abbiamo appunto deciso di fare questa interrogazione proprio perché era giunti da decine, ma veramente tantissime segnalazioni da parte dei nostri concittadini che ci chiedevano ragione del perché in occasione della gelata del 13 di gennaio, per carità gelata eccezionale, ma ampiamente prevista visto che già dalla sera prima c'erano state sostanzialmente le avvisaglie di quello che sarebbe successo, perché non si è provveduto a spargere il sale, diciamo, nei centri di passaggio, passaggi pedonali, in prossimità delle scuole, diciamo nelle zone antistanti la stazione ferroviaria, ma anche in molti passaggi cittadini sia del centro che della periferia. A quanto ci consta, il sale è stato sparso solo davanti al comune e ci risulta in via Pollenzo. E quindi chiediamo ragione all'amministrazione del perché non si sia arrivato, come dire, a cercare di prevenire quelle che poi sono state le cadute di parecchi nostri concittadini. Grazie. Grazie, risponde l'assessore Messa. In merito alla gelata del 13 gennaio, si precisa che lo spargimento di sabbia e sale davanti agli edifici pubblici non solo è avvenuto fra il 12 e il 13 gennaio, ma era già stato anticipato nei giorni precedenti in occasione di altri eventi nevosi. L'anomalia di quella nottata, fatto o
occasionale, come anche lei ha citato, è stato che non si è trattato di un fenomeno nevoso, ma di gelicidio, ovvero di trasformazione a terra direttamente in ghiaccio delle precipitazioni dovuto dalle particolari condizioni atmosferiche a livello del suolo e dalle temperature sotto zero per tutta la nottata e mattinata, come si può evincere anche dai dati della stazione meteorologica di Bra. Dati di questo tipo scientifici li potete trovare in diversi siti. Il fenomeno, infatti, non è stato specifico di Bra, ma ha riguardato tutto il nord Italia, con problematiche del tutto simili alle nostre. Nonostante l'allerta effettivamente che è stata segnalata, il lavoro delle squadre dei cantonieri, delle ditte appaltatrici, purtroppo non si è potuto eliminare tutti i punti di scivolamento. Grazie all'assessore. Prego, consigliere Marengo. Grazie. Prendo atto della risposta dell'assessore. Sono sincero, non mi soddisfa molto, nel senso, io stesso quella mattinata per lavoro ho dovuto percorrere le vie cittadine davanti alla stazione e nei passaggi pedonali nei dintorni dei giardini pubblici, pur essendo un venerdì, quindi il giorno di mercato, a meno che io non sia a conoscenza dell'esistenza di una tipologia di sale antiscivolo, un prototipo invisibile, io non ho visto sale. Io stesso ho assistito in prima persona a un paio di cadute proprio dei dintorni della stazione, per fortuna credo senza conseguenze, proprio perché le persone si sono rialzate subito e hanno continuato a camminare senza almeno al momento farci comprendere che potevano avere avuto delle problematiche, ma i dati essenziali li fornisce il pronto soccorso, perché da quello che sappiamo noi, se non ricordo male, o 43 o 46 persone sono dovute ricorrere alle cure in pronto soccorso solo in quella giornata. Questo è ovvio, avviene in casi eccezionali e questo è stato un caso eccezionale. Non ci riteniamo soddisfatti della risposta, proprio perché non abbiamo visto questo spargimento di sale, ci siamo confrontati fra di noi, abbiamo cercato di fare un po' il punto sulla geografia cittadina e vedere se avevamo avuto sentore di queste di questo spargimento di sale, cosa che non c'è stata. Quindi è ovvio che riteniamo l'amministrazione mancante in questo frangente, proprio perché non ha permesso ai nostri concittadini il poter uscire in sicurezza, proprio anche in occasione di venerdì, diciamo era un venerdì 13, quindi già portava male di suo, però proprio essendo un venerdì avrebbe, con la presenza del mercato, avrebbe dovuto invitare a una maggiore cautela. Grazie. Nel numero del Grazie. Proprio soccorso c'è uno in più e non sono caduta sul ghiaccio. Non c'entra il sale lì, non c'entrava il sale almeno. No. Il sale in zucca che mancava. Allora, andiamo avanti. A firma dei consiglieri Tripodi e Panero, una interrogazione su l'intenzione o meno di procedere da parte dell'amministrazione all'illuminazione della pista ciclabile in strada Crosassa. Consigliere Panero, prego. Sì, Presidente, l'ha già presentata lei, diciamo. Nuova illuminazione pista ciclabile strada Crosassa Bandito, sottoscritti da Tripodi Panero Saggio, in quanto i consiglieri comunali della lista civica Bradomani e Tripodi Sindaco, chiedono di sapere se da parte di questa amministrazione c'è l'intenzione di procedere all'illuminazione della pista ciclabile di strada Crosassa, che collega la frazione di Bandito alla zona Madonna dei Fiori. Grazie. Risponde di nuovo l'assessore Messa. In merito alla richiesta specifica, sebbene sarebbe molto utile, al momento non è in fase di progettazione, in quanto la spesa sarebbe troppo impegnativa per l'attuale triennale. La richiesta è comunque legittima e sicuramente verrà tenuta in considerazione non appena ci potranno essere spazi economici. Al momento si sta facendo fronte ad altre richieste, fra cui il pezzo di strada fra Piazza Roma e Piazza Carlo Alberto e la stazione e la parte mancante di Via Sobrero. Grazie. Grazie a lei, Assessore. Prego, consigliere Panero, per la replica.
Grazie Presidente. Allora, partiamo da un piccolo inciso, l'abbiamo già ripetuto più volte e lo ripeto anche in questa sede, come gruppo rimaniamo sempre dell'idea che abbiamo già espresso anche anni fa in campagna elettorale, riteniamo che quella via che in questo momento è esclusivamente adibita a pista ciclabile debba essere invece allargata e debba essere utilizzata in maniera promiscua, cioè delle auto e con un lato la pista ciclabile, perché in questo modo riuscirebbe a liberare un po' la viabilità già abbastanza, diciamo, concentrata e costipata nella zona di Madonna dei Fiori per quelle persone che da quella parte della città, diciamo, vogliono raggiungere la frazione di Bandito, frazione sempre più numerosa e sempre più popolosa, di evitare di andare, diciamo, a intasarsi in Viale Madonna dei Fiori oppure nella rotonda del Big Store. A parte questo aspetto che ritenavamo di dover sottolineare, visto che questa amministrazione ha questa idea per poterla, quindi di utilizzare quella strada esclusivamente come pista ciclabile e pedonale, per poterla utilizzare veramente come collegamento tra la frazione di Bandito e la città di Bra, e in particolare la zona Madonna dei Fiori, ci sembra indispensabile che venga illuminata in modo che possa essere utilizzata anche nelle ore serali e notturne, specialmente adesso d'inverno, perché se la funzione è quella di cercare inverno o estate che sia, di lasciare le macchine a casa e utilizzare le biciclette o addirittura lì dalle prime abitazioni della frazione a Madonna dei Fiori, non sono tanti chilometri, vedo che tante persone le percorrono a piedi anche per andare al vicino centro commerciale o comunque per raggiungere quella zona della città. E a questo proposito richiamo anche un maggior controllo, lo so che non è facile, perché le auto che ancora oggi percorrono probabilmente più per abitudine e per disattenzione che per volerlo fare di proposito, quindi arrivata la segnalazione di strada, diciamo, solo più pedonale e ciclabile, continuano comunque a procedere, visto che c'è una buona visibilità e, diciamo, si vede se in quel tratto di strada c'è un controllo, continuano a procedere. Più di una volta io che percorro quella strada in bicicletta ho dovuto, diciamo, accostare per far passare un'auto. Comunque questa amministrazione ha di fatto eseguito alcuni interventi nel centro cittadino, uno abbiamo discusso poco tempo fa, è quello della riqualificazione del centro e dei portici commerciali. Adesso, secondo noi, questa amministrazione deve incominciare a pensare alle frazioni e alle parti più esterne della città, come collegarle in modo sicuro al centro cittadino, in modo da non avere un netto sbilanciamento nell'utilizzo dei soldi pubblici solo per il centro cittadino, a discapito delle frazioni, che contribuiscono anch'esse allo stesso modo al pagamento delle tasse e riteniamo debbano avere lo stesso ritorno in termini di investimenti, in modo da non creare cittadini di serie A e di serie B. A questo proposito mi collego alla risposta che mi ha appena dato l'assessore, che ha detto che non ci sono i soldi, ma in questo momento gli interventi prioritari sono quelli, se non ho capito bene, vicino a Piazza Calorberto, quindi di nuovo nel centro cittadino. Quindi riteniamo comunque la risposta ovviamente non soddisfacente, perché se l'intenzione di questa amministrazione è che quella sia una pista ciclabile di collegamento, in questo momento il suo utilizzo è veramente limitato. A questo proposito, questa è solo una prima interrogazione, ne seguiranno altre che avranno appunto come motivo quello di cercare di sensibilizzare o comunque di porre l'attenzione di questa amministrazione sulle problematiche delle frazioni, appunto sul problema del loro collegamento, della loro situazione dal punto di vista delle infrastrutture, dopo ne affronteremo altre riferite al manto stradale, nell'ottica di un collegamento, di una omogeneità nell'utilizzo e, diciamo, nei servizi dati al centro cittadino come alle frazioni. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. A onor del vero, l'assessore Messa ha parlato anche di via Sobrero, non solo di piazza Carlo Alberto, almeno così mi è parso di... sempre a firma dei consiglieri Tributi Panero, la penultima interrogazione sul corretto ripristino dei manti stradali in seguito a scavi. Prego, consigliere Panero. Grazie Presidente. I sottoscritti, la leggo, tanto poi aspettiamo la, diciamo, la risposta. I sottoscritti Tripodi Danni dei Panerazioni, in quanto i consiglieri come la lista civica per domani, chiedono di sapere quali controlli vengono effettuati da parte di questa amministrazione sul corretto ripristino dei manti stradali in seguito a scavi. Questo alla luce delle condizioni di assoluto degrado in cui versano i manti stradali della nostra città, come meglio evidenziato dalla fotografia allegata alla presente che viene portata ad esempio. Qui abbiamo allegato una fotografia indicativa e ripeto che portiamo ad esempio, non ci siamo messi a fotografare tutti quegli interventi che noi riteniamo. Questo è molto, molto significativo, perché la realizzazione di questo ripristino, non vorrei dire poche ore dopo, ma addirittura pochissimi giorni dopo, presentava già una situazione di forte criticità. Salire su questo ripristino, e non me ne voglia, probabilmente dalle autovetture si nota meno, con gli ammortizzatori che hanno in questo momento si sente molto meno, ma uno come me che percorre le strade braidesi anche con mezzi alternativi come motorini o biciclette, vi assicuro che è molto, molto pericoloso. A maggior ragione perché è significativa? Perché quando si è capito che l'intervento probabilmente di ripristino non era stato fatto nel modo corretto o comunque non aveva tenuto in maniera corretta, si è messa questa bellissima lingua nuova di asfalto posata sopra che non ha fatto nient'altro che aggiungere uno scalino e un ulteriore diciamo ostacolo alla viabilità in un tratto di strada dove è percorsa tantissimo, da tantissimi mezzi pesanti, da tantissime auto, perché ovviamente è una via di collegamento molto, molto importante. Grazie. Grazie, risponde ancora l'assessore Messa. Per i manti stradali oggetto di scavo, il regolamento prevede che a seguito dello scavo si faccia immediatamente il ripristino provvisorio e a seguito dell'assestamento dello scavo si provveda al ripristino definitivo. L'ufficio provvede ad autorizzare a soggetti terzi, perché la maggior parte dei casi di questi scavi avvengono da soggetti terzi, non direttamente del comune, il ripristino definitivo, dicevo, quando si verifica il completamento dell'assestamento. Credo che anche solo per questioni professionali lei possa ben capire la problematica. È normale che i ripristini parziali che vengono fatti nel periodo invernale hanno una valenza qualitativa inferiore per questioni di temperature meteorologiche. Credo che ancora una volta lei possa ben capire quale possa essere il mio significato. La tematica in particolare però degli scavi rimane un problema. Le necessarie modernizzazioni della città, quali fibre ottiche, ripristini acquedotti e fognature, illuminazione pubblica, rendono comunque indispensabili alcune rotture. Nello specifico, la foto riportata fa riferimento alla definitiva soluzione dell'allacciamento fognario di diverse abitazioni di via Cuneo, con annessa e definitiva soluzione di percolamenti fognari verso la scarpata lungo la ferrovia. Grazie. Grazie all'assessore. Prego, consigliere Panero. Mi aspettavo questa risposta e non mi soddisfa per niente, perché non serve nessuna competenza tecnica, ma nessuna, per capire come anche un intervento di ripristino provvisorio, almeno appena realizzato, poche ore dopo la sua realizzazione, deve ancora avere le caratteristiche di un ripristino, almeno che possa durare
un tempo congruo. Questo sicuramente è stato un ripristino fatto non, diciamo, coi crismi corretti, soprattutto perché in una strada come questa, con un transito di mezzi pesanti, un ripristino che poche ore dopo la propria realizzazione presenta un andamento ondulato e così sconnesso come questo, vuol dire che probabilmente la parte della posa, che è quella di compattazione dei vari strati che devono essere posati anche in un ripristino provvisorio, non è stato forse compattato nel modo corretto. Io invito l'assessore a proseguire lungo questa strada. Poco dopo ci sono degli interventi realizzati parecchio tempo fa di ripristino, appunto, in seguito a scavi, che sono in condizioni ottimali, che quasi non si notano e non presentano un andamento di questo tipo qua. È ovvio che prima si fa un ripristino provvisorio e dopo, quando si è assestato, si fa il ripristino definitivo. Ma diciamo che dal primo ripristino a quello successivo, il degrado o la disconnessione del ripristino deve avvenire in maniera graduale, non in maniera, diciamo così, repentina, pochissime ore dopo o pochissimi giorni dopo la sua posa. E vi assicuro che questo problema lo sottolineiamo per un effettiva pericolosità. E abbiamo letto sui giornali che il nostro sindaco, allora faccio appello al nostro sindaco, percorre più di 2200 km in bicicletta per le nostre strade, non sa come io posso capirla, perché condividiamo questa passione. E potrà confermare come interventi di questo tipo, sia provvisori che definitivi, possano veramente creare un pericolo. Perché su questa strada, tornando a prendere esempio questa strada, ma ce ne sarebbero tante altre, transitano le biciclette, come in altre strade, transitano molti mezzi pesanti, e distrarsi un attimo, prendere uno di questi avvallamenti e non essere del tutto concentrati può veramente costare caro. Quindi questa interrogazione aveva il senso di cercare di sensibilizzare l'amministrazione. Prendo ad esempio un comune limitrofo, non dico che questo debba essere il modo corretto di operare, ma un nostro comune limitrofo non fa realizzare ripristini dalle ditte che eseguono lo scavo, ma al momento della richiesta queste ditte o gli operatori o i proponenti versano un contributo congruo, devo dire anche abbastanza caro, e il ripristino viene fatto direttamente dal comune, ovviamente non in prima persona perché non ne ha le potenzialità di farlo, ma probabilmente ci sarà una ditta che avrà l'appalto e direttamente verificano e controllano la giusta e corretta realizzazione di questi ripristini. Quindi l'ultima parte probabilmente della risposta ci soddisfa, cioè non abbiamo sottolineato un problema che non esiste, ma il problema dei ripristini stradali del controllo dei ripristini stradali in seguito agli scavi di vario genere e di vario tipo esiste, e quindi chiediamo che venga posta attenzione a questo argomento. Solo pochi mesi fa, col mio capogruppo e tanti residenti e commercianti, abbiamo raccolto più di 400 firme per Viale Risorgimento. Quindi diciamo che il problema non è solo presente ovviamente in questa via, ripeto, è un esempio, e chiediamo maggiore attenzione a questa problematica. Grazie. Grazie al consigliere. Ultima interrogazione, che già ci introduce al tema di due mozioni delle tre che vedremo dopo. Interrogazione a firma dei consiglieri Elena Somaglia e Marengo, partendo dall'ipotesi di una struttura ospedaliera privata presso l'ospedale di Verduno, almeno secondo gli organi di stampa, chiedono la posizione che intende assumere l'amministrazione su tale iniziativa. Prego,
consigliere Somaglia. Sarò veloce, intanto auguro al nostro sindaco di poter riutilizzare il più presto il mezzo che più ama, il mezzo di locomozione che più ama. Cioè, al di là di questo, noi abbiamo presentato questa interrogazione perché, come molti, siamo venuti a conoscenza nelle settimane scorse, o meglio abbiamo preso questa notizia che in uno dei piani del nuovo, nel costruendo ospedale Alba Bra, e non mi inoltro nella questione che da più anni ci impegna perché ne parleremo successivamente, ecco, la notizia è che in uno dei piani avrebbe potuto essere ubicata, trovare logisticamente spazio una struttura ospedaliera privata. Poi ci sono state le smentite da parte del direttore generale dottor Bono e successivamente c'è stata la riunione partecipata di ieri sera in cui i cittadini hanno potuto interloquire ed avere notizie fresche sia su questa notizia che, ripeto, è stata successivamente smentita, sia sullo stato di attuazione, sullo stato dei lavori del costituente ospedale. Grazie al consigliere Somaglia, risponde il sindaco. Allora, certamente questa interrogazione ci introduce ai ragionamenti che poi faremo con la discussione delle mozioni che affronteremo subito dopo. Credo che nella serata di ieri sera, ma non soltanto nella serata di ieri sera, è stato possibile avere da parte della dirigenza ASL di una risposta, ma è stato possibile invece già nei giorni precedenti avere una indicazione molto chiara da parte della amministrazione del sindaco. Noi martedì scorso come giunta abbiamo fatto propria la mozione che la maggioranza ha presentato a significare la totale consonanza su questo problema. Già nei giorni precedenti avevo espresso in via informale all'assessore regionale, al direttore, la preoccupazione per l'uscita di questa notizia e per la totale contrarietà al fatto che si immaginasse che alcuni locali che risulterebbero vuoti da una riorganizzazione che ovviamente affronteremo magari nei passaggi successivi, ma direi è indubbio che l'ospedale di Verduno è stato pensato e progettato quando, come ho avuto modo di dire all'inaugurazione dell'hospice, per una operazione di ernia si stava in ospedale 13 giorni. Oggi le operazioni di ernia normalmente comportano un day hospital e quindi la medicina in questi anni ha avuto dei cambiamenti notevoli e si impone un riutilizzo dei locali che, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda l'amministrazione che rappresento, non può trovare soluzione in attività di tipo privato che rappresentino elementi concorrenziali con la vocazione e la destinazione pubblica dell'ospedale di Verduno. Quindi questo è l'elemento chiaro che abbiamo espresso in tutte le sedi necessarie. Dopodiché compete al direttore, come è avvenuto ieri sera, rappresentarci quali sono gli elementi che andranno ad occupare questi spazi, e credo sia molto positivo aver ricevuto notizie relative all'emodinamica e alla radioterapia, aver ricevuto notizie relative
ad un utilizzo per quanto riguarda per esempio la questione dei medici di famiglia e al raccordo del lavoro dei medici di famiglia, perché sarà di grande utilità rispetto al reparto medicina. Credo che sia positivo l'aspetto di segnalazione che è stata fatta relativamente alle questioni collegate con l'intramenia. Queste sono soluzioni che permettono di occupare in modo non pretestuoso, ma con dei servizi importanti, il nostro, lo spazio del nostro ospedale. Quello che eventualmente residuasse è compito del direttore generale e dei suoi collaboratori darci delle segnalazioni, le indicazioni che sono arrivate dalla politica e segnatamente dall'amministrazione e dalla maggioranza di questo comune sono che deve essere garantita la destinazione pubblica e la vocazione pubblica di questo ospedale. Vocazione pubblica significa che noi crediamo che nel chiudere due ospedali pubblici, uno dei quali il nostro nel 1722, è nato nel 1722 e quindi tra qualche tempo festeggerà i suoi 300 anni, credo anche che sia importante, siano importanti le notizie che sono state date relativamente all'utilizzo della parte storica dell'ospedale Santo Spirito, utilizzo che è stato avuto in questi giorni un importantissimo servizio quale quello dell'ospice, ma ieri sera in modo non ufficiale, non preciso, ma direi con una comunicazione molto importante su cui credo si sia lavorato senza comunicati stampa, ma lavorando insieme ad altri sindaci per fare in modo che vi sia parità di trattamento tra le due realtà. Il fatto che alcuni locali del nostro ospedale Santo Spirito possono ospitare da un lato magari i CAV e questo avere i vari medici di famiglia, ovviamente se lo desiderano, che possono entrare ed essere ospitati all'interno della struttura. Questa cosa qui è tutta in divenire ed è un lavoro che sarebbe veramente molto importante, molto, molto importante, perché questo vorrebbe dire averli vicino alla diagnostica più elementare e alle questioni e ai servizi. Ed è stato aggiunto anche, e chiudo, il fatto che vengano inseriti alcune specialità relative all'aspetto oncologico che si coniugano con l'ospice. Io credo che questo sia l'elemento da cui dobbiamo partire. La politica deve dare delle indicazioni sull'utilizzo. I direttori nelle loro diverse specifiche fanno delle proposte. Se fanno delle proposte che non sono confacenti, vengono bacchettati o vengono rinduzzati nelle sedi opportune o nelle sedi pubbliche. È successo sia nell'una che nell'altra. Grazie al sindaco. Signor Somaglia, brevemente, dicevo prima, le risposte sono già state date in altre sedi. Ringrazio il sindaco che le ha riepilogate e sicuramente anche da parte nostra ci sarà il massimo dell'attenzione, il massimo dell'impegno affinché veramente si possa arrivare all'estate del 2018 ad avere una struttura terminata. Grazie. Bene, passiamo, esaurito il capitolo delle interrogazioni, siamo anche stati bravi perché un'ora e mezza neanche. Passiamo all'argomento delle mozioni. Come noto ci sono tre mozioni in ordine cronologico. La prima, quella presentata e protocollata il 18 gennaio dal consigliere Claudio Lasia, relativa all'ospedale appunto di Verduno e
all'oggetto del dibattito di queste settimane, vale a dire la presunta ipotesi di apertura ai privati. Sullo stesso argomento la mozione del consigliere Bergesio, che poi è la mozione della maggioranza. Quindi, rispettando l'ordine di presentazione, direi la parola al consigliere Allasia e poi a seguire al consigliere Bergesio. Prego. Grazie. Chiedo scusa, valgono sempre le stesse modalità di tempistiche, un quarto d'ora per ciascuno più ulteriori 5 minuti per dichiarazione di voto, su quest'ultimo solo per il capigruppo o in caso di dissonanza di un componente dal suo gruppo. Prego. Sì, sarebbe curioso fossi poi dissonante con me stesso. Può succedere, può succedere. Basta avere doppia personalità. Dissociazione. Allora, per quanto riguarda la mia mozione, ci sono alcuni punti che sono stati toccati, diciamo, nell'interrogazione degli altri gruppi di minoranza e che ha toccato poi anche nella sua risposta alla Sibilla, il sindaco, chiedo scusa. Volevo però leggere velocemente intanto la mozione, la proposta di mozione che ho presentato il 17 gennaio, è stata protocollata il 18 gennaio, cioè il martedì della settimana successiva all'uscita sulla stampa della notizia del titolone e di alcune affermazioni fatte, riportate dai giornali. Allora, la premessa la leggo perché è importante secondo me sottolineare sia la premessa che l'impegno che chiediamo. Il progetto di ospedale unico nel sito di Verdun è stato concepito fin dall'inizio per una capacità di posti letto ben superiore a 500, è nato infatti per 578 posti letto, questo a metà fine degli anni 90. Lo stesso progetto è sempre stato dichiarato avere come obiettivo realizzare una struttura pubblica d'eccellenza e di dimensioni funzionali all'erogazione dei servizi sanitari pubblici di primo ordine nel nostro territorio. Questo lo aggiungo io ora. La localizzazione del sito e la scelta delle dimensioni della struttura sono state le concause dei continui slittamenti nel tempo della realizzazione della struttura, che ad oggi si prevede di aprire con quasi 15 anni di ritardo dai primi annunci. Questo perché il primo annuncio addirittura dell'allora direttore generale dell'ASL, adesso si chiama ASL, prefiguravano addirittura l'apertura del nuovo ospedale nel 2000, poi slittato 2003, poi 2005, poi sapete che ogni anno più o meno fino ad oggi c'è stato uno slittamento. Ora, non sono messa a caso queste affermazioni perché effettivamente, ad esempio, il progetto è stato oggetto di numerose varianti, molte delle quali proprio riferite al sito, quindi alla pericolosità geomorfologica, le condizioni geomorfologiche del sito, tra cui ad esempio uno spostamento rispetto al sito nozziale di 150 metri a monte rispetto al progetto iniziale. La locazione del sito in particolare, per impatto ambientale, paesaggistico e per caratteristiche geomorfologiche, non era compatibile, non lo è ancora adesso, con nessuna infrastruttura o struttura che non sia di primario interesse, funzione e gestione pubblici, cioè in quell'area. Proprio per le condizioni geomorfologiche e direi anche paesaggistiche, non si poteva costruire se non opere infrastrutturali di in primaria importanza pubblica. Considerato quindi che notizia del 13 gennaio scorso che, stante la struttura ospedaliera di Verduno fortemente sovradimensionata rispetto alla programmazione regionale di posti letto per il nostro territorio, l'ASCN2 sta valutando la possibilità di affittare l'ultimo piano della struttura o l'equivalente di 100 posti letto a un'attività sanitaria privata. Gli amministratori locali, quindi sempre considerato che del territorio, devono certo esprimersi in modo chiaro sull'utilizzo della struttura e sono quindi chiamati a esprimersi su questo tema specifico all'interno del tema più vasto del servizio sanitario pubblico del territorio conseguente all'apertura della nuova struttura ospedaliera. E questo è proprio un compito che ha affidato la conferenza dei sindaci in seno all'ASL. Di conseguenza il Consiglio Comunale chiede al sindaco tre punti: che esprima a nome dell'amministrazione comunale la netta contrarietà all'ipotesi ventilata di utilizzo di parte della struttura ospedaliera di Verduno da parte di attività sanitaria privata, esprima a nome dell'amministrazione comunale la netta contrarietà
a qualunque ipotesi che sia alternativa alla piena occupazione della struttura di attività esclusivamente pubbliche, in relazione alle necessità in campo sanitario del territorio, sia in modo diretto che in modo indiretto, quindi anche tutti i servizi, nel caso sia necessario, che possono essere necessari a svolgere il compito di servire l'esigenza sanitaria del territorio, quindi ad esempio anche formazione specialistica e quant'altro. Questa posizione infine si è portata in seno alla conferenza dei sindaci dell'ARCN2 e in tutte le sedi a tutti i livelli. Perché abbiamo presentato questa mozione, è scritto anche nella mozione stessa, in sostanza, secondo noi la mozione è stata scritta in modo chiaro e semplice, con parole nette e precise, senza alcun dubbio, vogliamo che venga espressa all'epoca una posizione netta contro l'ipotesi che era uscita. Perché è importante, l'ho sottolineato prima, anche la parte della premessa, no? Perché la parte della promessa fa parte dell'origine per cui c'è il problema che adesso affrontiamo. Perché una struttura concepita alla fine degli anni 90, alla fine del 2005 e ad oggi non è ancora arrivata a destinazione, sicuramente questo non lo è per caso, ma è per delle ragioni ben precise. E ci sono anche non solo dei problemi di per sé sulla struttura, sulla scelta del sito, sul dimensionamento, ma anche sulla scelta legata alla logistica afferente alla struttura, che spesso in tutti i dialoghi avuti con l'ASI in questi anni, in questi ultimi due anni, ci veniva rappresentato come un problema che era separato dalla struttura. E invece le cose sono intimamente congiunte. Senza contare poi la lievitazione dei costi. Io non ero presente ieri sera perché avevo un impegno che avevo già preso nei confronti dei miei elettori qualche tempo fa, però sono andato a sentire la direzione sanitaria ad Alba il venerdì precedente. E sono stati snocciolati dei numeri: 160 milioni di finanziamento pubblico, 17,5 milioni da parte del privato, non viene detto, ma viene detto sotto altre forme, ci sono anche 15 milioni previsti dalla fondazione di intervento per l'arredo dell'ospedale, lo cito perché questi sono costi che si devono sostenere e perché nel primo bilancio approvato per la realizzazione dell'opera, questi 15 milioni erano previsti come finanziamento da parte pubblica per gli arredi dell'ospedale. Nelle successive varianti che sono intervenute in seguito agli interventi per gli aspetti geomorfologici che dicevo prima, questi 15 milioni sono diventati mezzo milione e quindi in qualche modo si doveva far fronte agli arredi. Quindi questo è un aumento di costi to cure e ovviamente sono soldi che vengono messi da parte del territorio proprio per proseguire la costruzione dell'opera. Faccio un esempio: negli stessi anni in cui il nostro ospedale veniva costruito un ospedale a Mondovì di 290 posti letto di capienza, mi pare accreditati circa 208-209, ed è costato 53 milioni di euro. Quindi tutte queste condizioni non sono condizioni normali, sono condizioni altamente anormali. Ora, a mio avviso, a nostro avviso, la realizzazione di questo ospedale è da una parte il modello di come non si debbano fare le cose nell'ambito pubblico, è un paradigma di una gestione fallimentare di un progetto pubblico. E questo lo voglio ricordare perché due fatti sono importanti: la memoria e la responsabilità. La memoria è importante sia per i fatti storici, abbiamo da poco passato la ricorrenza del giorno della memoria,
ma anche perché se non si ha coscienza da dove si arriva è anche più difficile risolvere i problemi che arriveranno. E la responsabilità, allo stesso modo, diciamo che come genitore, come immagino siate voi tutti genitori, una delle prime cose che insegniamo ai nostri figli è l'assunzione delle responsabilità, no? Una delle prime cose che dicono ai nostri figli, almeno a me capita, quando, che ne so, si inciampano o fanno qualcosa che non va, la colpa è della pietra, la colpa è del compagno che mi ha spinto, la colpa è sempre di qualcun altro. E invece l'ho riacceso. È un fatto importante e non si può scindere dal discorso che si fa, per esempio, sul futuro dell'opera. Perché, ad esempio, perché dare in mano soluzioni a chi ha causato il problema? È sempre giusto? È sempre corretto? E un altro spunto interessante è: se noi non agiamo subito con parole chiare, e noi riteniamo che le parole chiare contrarie a questa ipotesi ventilata sui giornali abbiano avuto il loro peso, finirebbe, come per esempio finirebbe con la strada, come sarebbe successo con la strada di accesso, no? Se vi ricordate, la strada di accesso dell'ospedale era previsto un progetto che variava dai 15 ai 18 milioni di euro, no? Lì c'è stato veramente il movimento dei cittadini di quel territorio che si è mosso, ha fatto fare anche uno studio al Politecnico di Torino, perché quella strada non si facesse, perché quella soluzione non si facesse. Quella strada lì costava quasi la metà dell'ospedale di Mondovì, quello era solo il costo della strada. Se fossero stati zitti e non avessero parlato, chissà dove saremmo adesso a discutere per quanto riguarda il destino dell'ospedale. Non vedo il tempo che ho a disposizione. Si è azzerato e è ripartito. D'accordo. Quindi, venendo invece al punto propositivo della mozione, secondo me la dichiarazione è chiara e semplice e c'è poco da aggiungere, perché parole chiare e semplici vanno utilizzate. Ora, ho ascoltato anch'io le parole del dirigente, sia all'hospice e sia nella serata di Alba, e adesso anche alcune parole sono state ripetute dal sindaco. Si parla di attività non concorrenziale in ambito sanitario. Allora qui c'è qualcosa che non mi quadra, nel senso che a me non risulta che per legge si possano avere all'interno della stessa ASL attività concorrenziali, nel senso che se il piano regionale sulla sanità non prevede una determinata specialità sul territorio dell'ASL, non è possibile accreditarsi né come pubblico né come privato. Cioè, facciamo un esempio, se non è prevista la chirurgia pediatrica, nell'ASL CN2, non è possibile averla sia in ambito pubblico, perché non è prevista nella programmazione regionale, sia in ambito privato. Cioè, si è sempre in concorrenza nell'ambito della stessa ASL. Se così non fosse, tra le altre cose, allora più che andare a ricorrere, la mia proposta e la nostra idea, più che andare a ricorrere a un intervento di un privato che va a coprire un'esigenza che non è coperta dal programma regionale nell'ambito della nostra ASL, facciamo veramente un ragionamento innovativo, facciamo pubblico su pubblico, non privato su pubblico. Se non abbiamo la chirurgia pediatrica, non facciamo venire un'equipe di privati, facciamo muovere un'equipe pubblica, uno scambio tra ASL, tra enti pubblici, che si scambiano le competenze, semmai questo fosse possibile, perché a me, parlando con i tecnici dell'ASL, non mi risulta che questo sia possibile. Se ciò fosse, ragioniamo pubblico su pubblico, questo è anche il senso della mozione. Ora, è vero che ci sono state delle smentite, in realtà sono delle piccole o grandi retromarce, perché il direttore sanitario, il direttore dell'ASL ha detto che c'è stata un'incomprensione. Ma un'incomprensione è se io dico stiamo pensando ad affittare a dei privati la struttura o parte della struttura e qualcuno scrive il titolo clinica privata. C'è un'incomprensione evidente, no? Uno ha usato dei termini, l'altro che lo riporta ne ha usati altri. Ma qui sono stati definiti dei dettagli. Sono stati definiti i numeri di posti letto da affidare ai privati, è stato ipotizzato un piano da affidare ai privati, addirittura è stato riportato che
c'erano già delle trattative in corso, tra le trattative c'era la clinica Città di Bra, ma poca importanza, e con altre strutture che si erano dimostrate interessate. In sostanza, penso che, poi magari se avrò tempo lo affronterò nei seguenti 5 minuti, qua si è voluto annusare un pochettino l'aria, no? Si è tirata la pietra per vedere come reagiva, no? L'ambiente, il territorio, per poi decidere se andare avanti o meno. A questo punto penso che a maggior ragione la forza, la nettezza della risposta sia importante, perché fa capire subito da che parte tira il vento, e il vento per noi deve girare dalla parte opposta delle ipotesi prospettate. Ed è questo uno dei compiti della politica, a mio avviso, che tutti sappiano chiaro, in modo chiaro, netto, preciso, che cosa si pensa, a maggior ragione se lo si pensa fin da subito, non ci sono motivi di dubbi o tentennamenti, e quindi lo si dica chiaro subito, ecco il motivo sia per esempio del comunicato stampa che di questa mozione. Un'altra riflessione è questa: abbiamo una struttura che è sovradimensionata, lo facevo accenno prima anche a Mondovì. Mondovì è stata pensata per 290 posti letto, ce ne sono accreditati 209, in percentuale parliamo sempre di ben oltre il 35%, no? Rispetto al pensato. Ora, è vero che la sanità ha avuto un'evoluzione, ma la prima pietra è stata posata nel 2005 e l'andamento della riduzione dei posti letto per migliaia di abitanti era ben consolidato, e o non sapevamo che cosa stavamo facendo o lo sapevamo fin troppo bene. Ma il 35-40% su 570 posti fanno ben 228 posti letto, cioè l'equivalente di un altro ospedale. È un'enormità. Non possiamo liquidarla dicendo ops. Ai tempi, non stiamo parlando del 1850, quell'ospedale è stato costruito negli stessi anni in cui sono stati costruiti altri ospedali moderni e si sapeva dove si andava, o almeno si spera che si sapesse dove andasse la sanità. Quindi a maggior ragione conviene parlare chiaro. Concludo questo primo intervento. Allora, se c'è un problema di posti letto e abbiamo fatto una struttura nettamente sovradimensionata, tenete presente che nell'ASCN2 si spendono circa 34 milioni di euro per posti letto convenzionati ogni anno. Allora, se si è fatta una struttura nuova, efficiente, perché se non è efficiente questa struttura abbiamo proprio fatto filotto, no? Abbiamo proprio mancato tutto. E quindi in grado di accogliere posti letto con migliore efficienza e migliore sicurezza di qualunque altra struttura sul territorio, che senso avrebbe lasciare dei posti vuoti all'interno della struttura pubblica e continuare a pagare strutture convenzionate, lasciando posti letti pubblici in strutture private? Cioè, bisogna fare dei ragionamenti un pochettino più ampi e non fermarsi solo a oddio come prendo i soldi. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Allora, qui diciamo, l'argomento è lo stesso, le mozioni sono due, pertanto ciascuno può dire, cioè, non è necessario per esempio che si aspetti la mozione di Bergesio, sì. La discussione è una sola, quindi si può intervenire come si pare. Poi, se ovviamente se il consigliere Bergesio vuole già esporre la sua va benissimo, però non è che ci sia un ordine, ecco, cioè, quindi io a chi chiede la parola do la parola. Consigliere Bergesio, prego. Sì, grazie Presidente. La maggioranza ha presentato anche una mozione rispetto a questa vicenda che è già stata dibattuta e ha suscitato un vivace dibattito tra parecchi dei miei colleghi consiglieri. Ed ecco appunto questa sortita rispetto alla possibilità, sortita giornalistica, di
un utilizzo privato di tutto un piano del costruendo ospedale di Verduno per appunto anche cifre di posti letto, eccetera. Noi ci siamo da subito, abbiamo ragionato e ci siamo da subito schierati per sulla contrarietà a un'ipotesi di questo tipo. Abbiamo deciso di scrivere una mozione molto chiara che andasse nel senso di ribadire la vocazione pubblica dell'ospedale di Verduno. Vorrei ringraziare a margine di quello che c'è scritto nella mozione il lavoro del sindaco, che credo che su questo tipo di partita sia stato un lavoro fondamentale, un lavoro personale con i dirigenti e poi anche un lavoro che si è esplicitato in un'iniziativa pubblica. Io a quella di Alba non c'ero, ho sentito quella di ieri che è stata fatta a Bra, anche qua non era scontato che se ne facesse anche una Bra, ne abbiamo avuta anche una Bra dove il direttore generale, i due dirigenti sanitario e amministrativo hanno prospettato quello che sarà l'utilizzo del futuro ospedale di Verduno in chiave pubblica. E voglio qui ricordare una frase che ha detto il direttore generale Bono ieri sera, ossia noi siamo fermamente intenzionati, e ovviamente sto parafrasando perché non me la ricordo nel termine preciso, non è un virgolettato, noi vogliamo avere un ospedale a Verduno non che abbia dentro di sé dei privati, ma che possa fare concorrenza alla sanità privata e quindi con un livello di qualità importante, alto, dove proviamo a portare a Verduno le migliori competenze, le migliori tecnologie, i migliori professionisti. E questa è una prospettiva, devo essere sincero, anche rispetto a tante cose che si possono leggere sui quotidiani, su locali, piuttosto che voci di popolo, una prospettiva molto solida, ancorata per terra e che devo dire rispetto alla visione che di ieri sera io condivido. Abbiamo comunque intenzione di votare il testo che abbiamo scritto perché è necessario anche per dare forza al nostro sindaco nella rappresentanza che ha presso l'Assemblea dei Sindaci, che è l'organo che deve essere sempre interpellato per qualsiasi decisione rispetto al futuro dell'ospedale. E quale organo se non l'Assemblea dei Sindaci può e deve, e lo sta facendo, lo farà sicuramente, ancorare alle necessità del territorio quello che è la funzione del prossimo ospedale del prossimo ospedale Alba Bra di Verduno. E credo che, e lo vogliamo ribadire forte, la clinica da 100 posti all'ultimo piano non va in questa direzione, noi siamo contrari. Pensiamo però che ci siano degli spazi per attività intramegna, come dice il direttore generale, ma che sono la prassi in tutti gli ospedali italiani e che permettono anche un controllo, un'attività vicina del medico rispetto che invece possa farlo da altre parti e crea un circolo meno virtuoso. Ribadiamo quindi quello che è stato ribadito anche ieri dal direttore generale: siamo per l'ospedale di Verduno, che venga ultimato il più in fretta possibile, che sarà un'opera che al di là di tutte le problematiche che possono essersi generate negli anni e possono essercene state, è un'opera innovativa di grande razionalizzazione del panorama sanitario piemontese ed italiano. È un'opera che si sta delineando da quello che dice il direttore amministrativo, il direttore sanitario, per una presenza altissima di tecnologie innovative che saranno poi a servizio di questo territorio. Non volevo usare la parola usate, perché uno spera di non doverle utilizzare, ma che comunque saranno a servizio di questo territorio. E poi, se posso permettermi,
a maggior ragione a ribadire il carattere pubblico dell'ospedale di Verduno. Io lo vedo come un fattore fondamentale, quello che è stata l'esperienza della fondazione per il nuovo ospedale di Alba Bra, un esempio unico in Italia di imprenditori, di cittadini che tramite donazioni liberali, tramite il 5 per 1000 ci consegnano quello che sarà un ospedale, come dicevo, all'avanguardia. E quindi abbiamo deciso, siamo per votare questa mozione per ribadire questo tipo di idee rispetto all'ospedale. Grazie. Grazie al consigliere Bergesio. Consigliere Tripodi, prego. Grazie Presidente. Mi fa strano, questa sera dopo un po' di tempo ho cominciato a parlare anch'io e da un po' che non intervengo, ho lasciato grande spazio al mio collega Panero, che in maniera eccellente ha espresso l'idea e comunque l'animo del nostro gruppo. Semplicemente sulla questione ospedale, qui mi viene da intervenire per il semplice fatto che ho sentito parlare di cose tutte giuste, ho sentito parlare dal consigliere Lallasia di responsabilità, ho sentito parlare dal consigliere Bergesio di eccellenza, sento parlare tutti in una maniera diciamo giusta, che condivido sia in un modo sia per un'altra questione. Viviamo la realtà dell'ospedale di Verduno. Sono entrato in consiglio comunale nel 2009, ma ancora prima comunque si sentiva parlare di Verduno, fatto sta che appunto iniziò nel 2006 la costruzione vera e propria. All'epoca, quando entrai in consiglio comunale come giovane consigliere, non che adesso sono invecchiato tutto in un colpo, comunque da giovane consigliere inizialmente avevo l'idea, la prima idea che mi è venuta, ma dove sono andati a fare questo ospedale, ma per quale motivo, ma dove? Ma ormai tutto ciò appunto per una questione di responsabilità amministrativa. Siamo qui non per guardare sempre soltanto il passato, ma anche di risolvere dei problemi futuri. E soprattutto questa la nostra responsabilità, quella che mi ritrovo ad oggi e che ci ritroviamo ad oggi tutti qua a dover mettere in atto, a sentire il peso, perché comunque i cittadini che ci hanno votato e ci hanno eletto, questo vogliono, fare sentire la responsabilità, ma non sul passato, sempre rinvangare quello che è stato. I problemi ci sono, i problemi ci sono stati, la memoria è cosa fondamentale, ma ad oggi qui c'è un problema. E da consigliere non più così tanto giovane, come magari allora 21 anni, dopo quasi arrivati a 30, dopo aver sentito non so quanti dibattiti, non so quante discussioni, non so quante sopralluoghi nell'ospedale che sta finendo, l'ospedale ancora non è finito, ma l'ospedale sta finendo. 2016, 2017, ora 2018. Come ci arriviamo all'ospedale? Non si sa. Questo è un problema. Questo allora è una nostra responsabilità. Oggi la sento una mia responsabilità. La sento una responsabilità proprio che vicina, perché a sceglierlo non siamo stati noi, ma ad oggi c'è da risolvere un problema. E questo problema è che l'ospedale prima o poi dovrà aprire e dovrà essere raggiunto da ognuno di noi, perché chi dovrà raggiungere anche l'ospedale sarà anche una persona che tra virgolette avrà difficoltà anche nel raggiungerlo, perché comunque si parla di persone che magari potrebbero avere dei problemi di salute e quant'altro.
Non torniamo indietro sulle scelte. Le scelte politiche sono state fatte. Tanto tempo fa si è presa la scelta di chiudere i nostri due ospedali, di unire tutto quanto per una questione di economia, di scala, di scopo e quant'altro, per anche, tra virgolette, con un'idea lungimirante. Si è sbagliato il sito. Ok, va bene così. Oggi la cosa che ci deve unire, ma a tutti quanti, senza che nessuno si smarca da una parte o dall'altra, a tutti quanti, quello di dire: mettiamoci di nuovo, come penso e spero che anche questa sera, come sempre abbiamo fatto, perché nel momento in cui si stava chiudendo il reparto nascita del comune di Bra, del nostro ospedale di Bra, ci eravamo uniti, come in tante altre occasioni ci siamo sempre uniti, e adesso in questa occasione qui ancora di più dobbiamo cominciare a unirci, proprio perché forse di nuovo un'altra piccola scintilla da parte del nuovo direttore generale, di nuovo da parte di alcuni che sono gli organi preposti alla sanità a livello appunto regionale, ci stanno dando di nuovo un input. Ma questo input però deve essere seguito da quello che è il territorio, cioè tutti i giorni dire: noi l'ospedale va bene, lo avremo nel 2018, ma ci serve una rete stradale, una rete logistica per poterlo raggiungere. Allora, una questione, punto primo, ma lo chiedo al Consiglio intero e lo chiedo sia al firmatario al primo firmatario e unico della mozione Bergesio, che poi si è fatto portavoce dell'intera maggioranza, e anche ad Alasia, dal consigliere Alasia, ci mettete in difficoltà, perché dite delle cose vere entrambi, il succo del discorso è quello, ci sono stati dei problemi, ok, andiamo a risolverli, quell'ospedale dovrà rimanere pubblico. Chi si sofferma alla parola vocazione, chi si sofferma alla parola esclusiva, troviamo un'occasione per ancora una volta, tutto quanto insieme, il Consiglio, di dire univocamente, quell'ospedale lì, troviamo una cosa che vada bene tra esclusiva o vocazione, che possa andare bene entrambi, ma che comunque il succo del discorso è l'ospedale di Vertuno rimanga pubblico, rimanga un ospedale d'eccellenza, rimanga l'ospedale che dovrà fare concorrenza ai privati, che sarà un ospedale diverso completamente da tutti gli altri, e andiamo avanti così, senza che per questioni veramente meramente di quasi un po' politica, un po' di pregiudizio rispetto a uno, rispetto all'altro, non andiamo avanti. Su queste cose qui abbiamo sempre bypassato la questione, l'abbiamo sempre bypassata, perché l'obiettivo è uno. Ad oggi le responsabilità che avevano gli altri sul sito, va bene, su quello magari a qualcuno posso anche dire ci si può anche smarcare. Ma ad oggi non sento minimamente da nessuna parte una proposta diversa, alternativa, fattibile, concreta di quello che potrà essere il futuro per poter raggiungere poi quell'ospedale quando sarà aperto. È quello che mi preoccupa di più, perché far politica è sì critica, è sì discussione, è sì, ma è sì tante proposte. Quindi su questo tema, ma come più di ogni altro tema, perché comunque con l'ospedale di Verduno siamo stati, oltre che siamo famosissimi per tante altre cose del nostro comune, le nostre langhe, il nostro territorio di per sé, ma siamo stati anche famosi per questo ospedale, perché l'ospedale è infinito, l'ospedale l'abbiamo visto sui giornali, l'abbiamo visto anche in televisione, ok, oggi ci si metta ad un tavolo e insieme si faccia una battaglia, perché se siamo tutti insieme uniti su quella posizione dove diciamo l'ospedale dovrà essere pubblico, dovrà essere un ospedale d'eccellenza, il problema del raggiungimento dell'ospedale esiste, non è una questione distaccata rispetto a quello che sarà la conclusione dei lavori dell'ospedale, ma è una cosa complementare.
Se crediamo questo, e tutti quanti lo crediamo, andiamo avanti. Quindi facciamo questa mozione insieme, votiamola insieme, guardiamo il futuro e perché no? Visto e considerato che su questo ospedale ne sentiamo dire di tutte ogni volta, visto e considerato che tutti i tavoli che per la maggior parte in cui si parla di ospedale sono quasi rivolti verso sempre Alba, creiamone un altro uno qua, dove incominciamo veramente a dare delle proposte effettive e concrete di quello che noi vorremmo e quello che noi pensiamo di poter voler di realizzare, magari anche a quegli enti sovranazionali che magari possono darci una risposta, sovracomunali che possono darci una risposta un pochettino concreta anche. Però se no non andiamo avanti, non si va avanti. Perché è vero, ve lo dico col cuore, ve lo dico in maniera proprio sincera, ma è stata bella la serata di ieri, anche io ho partecipato, perché comunque all'interno anche dello stesso ambiente ospedaliero vedi che c'è ancora quella voglia, quel sentimento di voler crescere, e quindi si sentiva parlare di rapporto, di collaborazione fra medici dell'ospedale, medici di famiglia ma questo animo, questo atteggiamento, questo entusiasmo, continuiamo ad averlo e non essere sempre pessimisti, cioè negativi in tutto quello che capita. Io dico semplicemente una cosa: chi critica e chi ha appunto dei pareri negativi su quello che è stato fatto dell'ospedale, lo metta da parte e tutta quell'energia che ha e che si può avere, perché anch'io sono stato critico, dobbiamo metterla per vedere come poterla risolvere. Secondo me questo potrebbe essere un modo anche per essere molto più forti con quello che è la regione e molto più forti anche in tutte le azioni che possiamo avere anche attraverso il direttore generale. Solo in questa maniera il comune di Bra è, per sua tradizione, in queste, ma ringraziando anche la capacità, perché in alcune occasioni non si può dire diversamente, la capacità anche del stesso sindaco di cercare di trovare un compromesso, una mediazione con tutto quello che è stato i problemi passati, ma ad oggi ancor di più serve questa capacità di mediare e di poter unire sempre di più e non creare divisioni. Per non fare in modo che un giorno, prima o poi, qualcuno si possa staccare rispetto a qualcun altro. No, noi vogliamo un ospedale pubblico, lo vuole il territorio, lo state dicendo con una mozione, loro lo dicono con un'altra mozione, troviamo un'occasione per poterla firmare tutti di nuovo, tutti insieme, siamo d'accordo su questa linea e andiamo avanti. Grazie. Grazie consigliere, allora ha chiesto la parola il sindaco, poi il consigliere Maggiù, poi il consigliere Milazzo. Io sull'ospedale ho già parlato, voglio soltanto dare due ragguagli di tipo tecnico sullo stato dell'arte della questione della strada e della questione della fognatura, perché sono due elementi che è giusto avere a contorno, a corredo di questa struttura. Per quanto riguarda l'aspetto della rete fognaria, proprio oggi sentendo il presidente di Sisi, ho avuto che si è fatta carico della costruzione della rete fognaria, ho avuto notizia che i lavori sono in via di ultimazione. Per quanto riguarda l'aspetto invece della strada, devo dire che il finanziamento iniziale di 3,5 milioni ottenuti dalla giunta regionale di cui facevo parte e ottenuti grazie ad un intervento specifico della sottoscritta sono depositati presso la provincia di Cuneo, provincia che ha speso finora una certa cifra per le progettazioni, ne restano comunque, resta ancora una cifra consistente. La cosa importante è che i tecnici provinciali stanno svolgendo tutte le parti e
in tempistiche che sono assolutamente coincidenti con i precedenti, la chiusura dei lavori dell'ospedale, ci sarà la realizzazione della strada che ha passato tutte le conferenze dei servizi, i vari aspetti che, ed è nell'ambito dei lavori pubblici provinciali una priorità, cioè nell'ambito degli interventi questa è stata valutata come il progetto prioritario da seguire relativamente alla provincia. Per cui direi che questo aggiungo ancora come terzo elemento un lavoro che da subito con il consigliere Ferrero è stato messo in piedi relativamente al raggiungimento della città di Bra e della città di Alba, ovviamente se lo metterà all'interno del proprio piano d'ambito, della linea di trasporto di bus di collegamento tra Bra e Verduno, linea che si interfaccerà con i treni da una parte e con le altre linee di bus che arrivano dagli altri comuni. Direi che quindi per quanto riguarda gli aspetti, se vogliamo, di sottoservizi e del servizio strada, le questioni sono state seguite con molta attenzione e anche con un coordinamento regionale da parte dell'ingegner San Bugaro, molto, con molta attenzione e molta determinazione. Come parimenti si è seguito da parte regionale, almeno in questi ultimi anni, con grossa attenzione l'aspetto del finanziamento. Le altre questioni sono quelle sul tappeto di cui ieri sera il direttore ha dato conto. Grazie al sindaco. Allora, lo ricapitolo, adesso il consigliere Maggiù, poi Milazzo, poi Somaglia. Grazie Presidente, io ho preparato due righe poc'anzi che vorrei leggervi qui. Allora, ammetto che anch'io insomma sono rimasto un po' con la bocca aperta nel leggere le dichiarazioni sui giornali da parte del dirigente generale Bono, addirittura in alcune parti virgolettato, e con forte dispiacere qualche ora dopo mi sono sentito anche col sindaco che mi ha confermato che la notizia era nuova anche per lei. L'idea che un piano venisse concesso ad una clinica privata era tragicomica, davvero. Uno degli ospedali più all'avanguardia, io spero che lo sarà, e secondo me lo sarà a livello nazionale, europeo, invita la concorrenza dentro le mura, ancora prima di finire i lavori. Era una follia, era assurdo leggerlo, follia che è stata smentita prontamente poi dal dottor Bono, dal nostro sindaco. E ieri sera vi è stato anche un interessantissimo dibattito, importante, molto partecipato, nel quale tanti dubbi sono stati chiariti. Io volevo solo aprire una parentesi. 8 persone nel mondo detengono la ricchezza di 4 miliardi di persone. E anche qui in Italia la forbice tra ricchi e poveri si è allargata tantissimo in questi ultimi anni. L'Italia era il paese con il miglior sistema sanitario mondiale solo 20 anni fa. Oggi invece 11 milioni di persone non possono curarsi come si deve perché non hanno i soldi per farlo. È civiltà questa? Questa è la denuncia di Gino Strada che faccio anche mia qui in Consiglio Comunale. In realtà faccio un intervento con una curva larga per arrivare insomma al punto e per raccontarvi insomma la mia visione su questo, la mia opinione su questa mozione. Per chiarire insomma la mia visione di società, di collettività e di bene comune, una parola che penso sia importante riprendere sempre. Quanto deve costare la sanità? L'unica risposta intelligente che guarda la giustizia sociale è quanto serve per curare meglio le persone che ne hanno bisogno. Oggi si è parlato molto di spesa, ed è giusto. La spesa sanitaria nazionale è di poco superiore ai 100 miliardi di euro. Troppo, poco, non lo so, chissà. Le spese sanitarie è però il costo per lo Stato, quindi per la collettività del sistema sanitario. A pesare sulle spese sanitarie purtroppo vi è anche il profitto, in tutte le sue forme, nelle strutture pubbliche, come in quelle convenzionate, che ormai da noi funzionano quasi allo stesso modo. Aziende non più ospedali, il profitto è stimato in questo settore nella sanità arriva addirittura a 25 miliardi. Se qualcuno pensa di tagliare insomma la sanità è da lì che bisogna iniziare.
E bisognerebbe dare vita a ospedali davvero no profit, strutture che abbiano come obiettivo la migliore cura possibile per tutti e non, insomma, il pareggio in bilancio. Solo così si potrà ricostruire una vera sanità pubblica, gratuita e di qualità per tutti e assolutamente concorrenziale a quella privata. E nel ribadire, insomma, la mia idea, quindi, in questo campo il pubblico deve essere eccellente. Ed è ingiusto, insomma, trarre profitto dal dolore. L'idea che il pubblico faccia un passo indietro a favore del privato in questo campo lo ritengo inaccettabile. Per questo, insomma, le mozioni appena presentate, la mozione anche quella dei 5 Stelle, nelle richieste, insomma, al sindaco, nelle parti in cui si chiede al sindaco di prendere l'impegno, le condivido assolutamente. Penso, io dichiaro già adesso le mie intenzioni di voto. Voterò assolutamente favorevole a quella del Movimento 5 Stelle, che la ritengo che va, insomma, nella direzione che ho io per sanità pubblica. Purtroppo sui grandi temi spesso le nostre strade con alcuni compagni della maggioranza si dividono. Per me purtroppo è anche vero importante chiarire le parole. Penso che vocazione pubblica sia importante, a mio avviso, per me, non lo so, se avrò un problema di capire, insomma, l'insieme di intendimento che sta dietro alla vocazione pubblica, pur sapendo a voce da tutti, da sindaco, dal dirigente, da assessori, che assolutamente non verrà dato nessuno spazio ai privati. Per vocazione pubblica per me comunque è un margine molto aperto e molto interpretativo. E io lo dico già adesso, vorrei presentare un emendamento perché vorrei uscire da qui votandole tutte e due, come abbiamo fatto per la questione low care, dove abbiamo fatto passare due mozioni, e vorrei presentare, insomma, un emendamento subito dopo la parola vocazione pubblica, di poter aggiungere consentendo l'utilizzo degli spazi solo ed esclusivamente all'attività di intraumegna, come previsto per legge. Per me questo è il massimo della vocazione pubblica, oltre non si può andare, a mio avviso. Credo sia importante davvero una chiarezza politica, purtroppo le parole sono importantissime, soprattutto in questo frangente. Con queste modifiche, come ho detto, le voterei entrambe, e se serve posso scrivere su un foglio la mia proposta di emendamento alla mozione della maggioranza. Grazie. Grazie consigliere Amajù, la parola al consigliere Milazzo. Grazie Presidente. Innanzitutto a me sembra che stiamo perdendo anche del tempo a discutere di questioni che sono già state più volte chiarite in più occasioni dagli organi, anzi dal direttore generale che rappresenta comunque la nostra SL, per cui non mi sembra il caso di continuare a girare attorno a questioni che di fatto non esistono più. Vorrei ritornare al motivo per cui è nato questa mozione, sia da parte del Movimento 5 Stelle che della maggioranza. Il motivo era stata la dichiarazione che era stata fatta dal direttore generale, il dottor Bono. E quindi non è tutto il resto, cioè noi non siamo qui a discutere su ciò che è la sanità oggi in Italia, su tutto il nostro territorio. Allora io mi limiterò comunque a dare, al di là di questo che ho appena detto, innanzitutto voglio ringraziare il consigliere Tripodi sul fatto che voglia superare queste divergenze dicendo andiamo al nocciolo della questione, che è quello dell'ospedale che deve essere comunque concluso e aperto al più presto possibile. Vorrei dare comunque dei numeri, perché è vero che la memoria è importante, ma la memoria deve essere basata anche sulla verità. Non può essere solo frutto di ciò che può essere ambiguo proprio perché viene detto in modo molto ampio e vasto. Allora, l'ospedale è stato iniziato di fatto nel 2016, si è iniziato a parlarne, nel 2006, quindi sono attualmente 11 anni, diciamo, sarà terminato entro i 12 anni. Ricordo, è vero che siamo stati sulla bocca di tutti, dei giornali, trasmissioni nazionali, l'ospedale di Biella non è mai stato sulla bocca dei giornali o a livello nazionale, perché probabilmente c'era il giornalista particolare che ha iniziato il tutto, queste cose sappiamo come vanno. Comunque l'ospedale di Biella, che tuttora che è in funzione, è entrato in funzione da un bellissimo ospedale, è stato concluso e inaugurato dopo 12 anni e 8 mesi. Quindi
questo, ma non significa che Malcomune sia mezzo gaudio, ma voglio solo dire il perché alcuni non sono finiti sulle reti nazionali e noi invece sì. Quello di Mondovì è finito molto prima, allora a questo punto potrei ricordare che Costa, che è di Mondovì, aveva molti begli agganci nel smuovere la regione in un certo periodo che si chiamava Giunta Cota. Mentre, guarda caso, noi in quei 5 anni siamo stati completamente fermi, non si è remati contro, ma non si è fatto neanche niente per il nostro ospedale. E noi, come, io come dipendente, ho seguito un pochino queste cose, cioè ci stavo malissimo quando dalla regione non si muoveva niente, ma non perché sia più sensibile di altri miei colleghi, anche tutti gli altri miei colleghi. Voglio solo ricordare questo, che le opere non si fanno solo nel nostro territorio, ma sono frutto di una, diciamo così, di un obiettivo, di una collaborazione e di intendimenti da raggiungere insieme appunto agli organismi regionali. Altri numeri. È vero, è costato 160 milioni di euro al pubblico, più 17 milioni da parte dell'agenzia, l'MGR, sono 177 milioni di euro. Ci sono 100, questo è un dato che ho sentito ieri sera, perché io non lo sapevo, comunque ci sono 110.000 metri quadri di calpestabile, non di terreno attorno, calpestabile. Sapete quanto costa il metro quadro quest'opera? 1.609 euro, meno dell'ultimo alloggio che si può comprare in Piazza Carlo Alberto al metro quadro. No, perché lì ce ne vanno 4.000, mi sembra. Cioè, voglio dire che è ovvio che è costato molto, ma è costato molto perché sono state fatte determinate migliorie. Ad esempio, in campo energetico, altra cosa che io già sapevo perché avevo visitato l'ospedale, ma che è stato ribadito ieri sera, sono aumentati dei costi. Perché? Perché comunque parte dell'energia è prodotta autonomamente dall'ospedale. In campo sismico, sì, un risparmio futuro poi nell'acquisto energetico, non verso l'Enel, cioè verso altri enti, ma sarà prodotta un'autonomia, una parte. E poi non so, sono dovuti fare gli adeguamenti sismici che nel frattempo ci sono stati. E quindi, cioè, si è dovuto fare. Quindi io non voglio comunque entrare in merito a queste questioni, era solo per delle precisazioni, perché più continuiamo a girare e meno concordia troviamo. Il motivo era quello che l'Assemblea dei Sindaci non è stato informato? È stato ribadito che è stato un grosso errore? Mi sembra che lo abbiano recepito. L'altro motivo è quello di riuscire comunque ad aprirlo in tempi molto brevi, ci è stato assicurato entro il 2018. Io a questo punto veramente mi auguro così. Un'altra precisazione, quando si è iniziato l'ospedale i posti letto, è vero che erano tanti, comunque non erano 574, erano 541 e l'anno dopo erano già 504. Quando è iniziato l'ospedale erano 541, sulla carta prima, quando si è iniziato a progettare tutto, erano 541, perché intanto la regione aveva già diminuito il numero dei posti letto. Cos'altro aggiungere? Non vorrei aggiungere nulla per evitare dei dissidi, ma vorrei trovare qualcosa di concreto su cui coagulare tutte le nostre forze, come ci ha suggerito comunque il consigliere Tripodi. E qualcosa di concreto che cos'è? Sono l'unico punto che è stato messo nella mozione presentata dalla maggioranza, che è quello del sempre l'informazione, l'interessamento con discussione a livello dell'Assemblea dei Sindaci di qualunque tipo di iniziativa. E quello comunque di terminare l'ospedale. Grazie. Grazie a lei, consigliere. La parola al consigliere Somaglia. Grazie, Presidente. Io non volevo più intervenire perché ho già sull'argomento sono già intervenuto prima, però siccome la discussione si è ampliata un pochino rispetto a quello che è l'oggetto essenziale, o meglio, quali sono gli oggetti che vorrei riepilogare velocemente. Uno è che la struttura debba essere mantenuta, una struttura pubblica, e su questo abbiamo ricevuto delle rassicurazioni da parte della dirigenza, rassicurazioni che vengono anche confortate dal fatto che qualsiasi iniziativa in direzione diversa debba comunque essere avallata dall'Assemblea dei Sindaci. E allora, siccome io non ho motivo per non fidarmi di quello che ha detto ieri sera
il direttore generale dell'ARS, che non avevo ancora avuto modo di conoscere personalmente, ma mi è sembrata una persona molto a modo e concreta soprattutto, e ha chiarito in parole molto semplici, comprensibili anche a chi come me fa un altro mestiere, quindi non si occupa tecnicamente di sanità, e tantomeno ho motivo di dubitare su quello che potrebbe essere il coinvolgimento dell'Assemblea dei Sindaci, anche perché anche lì la nostra in qualche maniera la potremmo dire tramite il sindaco che oggi ci rappresenta. L'altro motivo essenziale di questa, del fatto di essere tornati su questo argomento, è che questo ospedale deve essere una volta per tutte terminato. Allora, forse la pazienza di questo territorio e il fatto che l'annosa questione dell'ospedale sia anche apparsa sugli organi di stampa e sulle televisioni nazionali è perché questo normalmente è un territorio molto concreto, e forse ha fatto specie a molti che questa vicenda si fosse dilungata per più tempo. I motivi per cui si è dilungata sono diversi. Consigliere Maggiù, per cortesia, ciascuno. Per cortesia, non è ammissibile questa interruzione da parte sua. Abbia pazienza, la richiamo all'ordine, non mi costringa a espellere dall'aula. Abbia pazienza, non si può interrompere un consigliere che sta parlando, venendo al banco e alzando scusa la voce. A Somaglia. Questo non è ammissibile. Ti chiedo scusa, le minacce neanche. Allora, io non so cosa vi siete detti. Il Presidente del Consiglio è tenuto a garantire l'onorabilità e il rispetto della seduta. Questo, così vi siete detti in privato, a me questo non mi interessa. Prego, consigliere Somaglia, continui. Concludo velocemente. Dicevo, il secondo argomento e obiettivo è assolutamente quello che questa struttura venga terminata entro i termini che ci sono stati evidenziati e che sia al più presto fruibile dai nostri concittadini. Terzo fine importante è quello che comunque ci sia una salute efficiente per tutti i nostri concittadini. Noi come gruppi di Forza Italia e Somaglia per Bra siamo disponibili a votare una mozione, anche se per noi pare addirittura superflua in questa fase, purché non siano mozioni che abbiano connotazioni squisitamente politiche o che abbiano nei testi delle polemiche che abbiamo già sviscerato negli anni. Ormai le polemiche non hanno più senso. Ha senso solo il risultato di questa azione che per tanti anni tutte le amministrazioni hanno portato avanti. Quello che è successo è successo, è vero che la storia deve portarci degli insegnamenti, gli insegnamenti ci sono stati, saranno esperienza per altre iniziative, ma oggi è importante che l'obiettivo della discussione di questa serata deve essere molto semplice, molto chiaro, che vengano ribaditi i concetti di ospedale pubblico e che ogni volta che ci siano delle varianti su quello che è il progetto che ci è stato ancora ieri sera prospettato, vengano, come deve essere, discusse negli ambiti giusti. Grazie. Grazie a lei. Conclude quindi il mandato ovviamente al sindaco a far sì che ciò nelle assemblee preposte venga sottolineato. Grazie a lei, consigliere. Ha chiesto la parola il consigliere Panero, prego. Grazie Presidente. Ammetto che non è facile. Penso di aver assistito a uno dei momenti più sconvolgenti e penso mai successi in Consiglio Comunale. Comunque cerchiamo di ritornare all'argomento. Mi collego anche a uno degli ultimi interventi che ho sentito, perché mi dissocio completamente. Qua nessuno viene a perdere tempo,
penso che un argomento di questa importanza meriti da parte del nostro gruppo c'è la maggior disponibilità a stare qua anche ore a discutere per trovare una soluzione congiunta, una linea unita che ci porti nella stessa direzione. Così come non riteniamo come gruppo di poter accettare che i tempi di realizzazione di questo ospedale possano ritenersi tempi congrui. Come già è stato detto, come porto l'esempio, io non so se sia successo per chissà quali particolari amicizie, ma l'ospedale di Mondovì è incominciato nello stesso identico periodo dell'ospedale di Verduno e funziona da parecchi anni. Non so se questo va ricercato appunto in qualche paventata amicizia o forse nella scelta della sua posizione, ma non ritorniamo su questi argomenti. L'argomento che mi preoccupa di più e che tengo ancora a sottolineare, io ho partecipato anche a tanti incontri, faccio riferimento in particolare a un incontro che ho partecipato ad Alba il 23 ottobre 2014, organizzato dal Rotary di Alba e Bra, dove parlavano che l'ospedale sarebbe stato completato nel 2015. Adesso ieri abbiamo sentito che l'ospedale verrà completato, diciamo agosto comunque 2018. Vogliamo assolutamente crederci, vogliamo essere fiduciosi nel credere che siamo veramente arrivati a una data che possa essere quella giusta e che non debba più slittare. Rispetto all'incontro che è avvenuto ieri sera, mi preme sottolineare solo velocissimamente alcuni punti, tra cui quel richiamo fatto sulla salvaguardia degli ospedali di Alba Bra, dove è stato detto che gli interventi, diciamo, base rimarranno ben presenti e fissi nei due ospedali, in maniera che per esami o per interventi banali non si dovrà correre fino all'ospedale di Verduno. Mi preoccupa un po' il fatto che ad oggi ancora sono alle prese con lo studio della disposizione interna di alcuni piani dell'ospedale per adeguarli, diciamo, alle esigenze odierne e alle normative in vigore ad oggi. Speravo che la questione progettuale o, diciamo, di sistemazione dei reparti interna fosse completata, ma ripeto, siamo fiduciosi sui tempi che ci vengono prospettati, che ci sono stati prospettati ieri sera. Un particolare anche, diciamo, ci preme particolarmente anche sottolineare il lavoro della Fondazione, che ha raccolto ad oggi circa 13 milioni di euro. Un esempio appunto di questa Fondazione che deve essere un orgoglio per tutti noi e per il territorio, che è riuscito a esprimere una fondazione che è riuscita a raccogliere anche nei numeri una cifra così considerevole. Ieri abbiamo appunto sentito che si occuperanno di arredare le stanze dell'ospedale, di eseguire, vogliono appunto nei loro intenti eseguire il reparto di radioterapia. Hanno anche fatto un appello che io ritengo sia giusto e voglio riportare in questo Consiglio Comunale, che fa riferimento al 5 per 1000 e richiamando tutti al fatto che il 5 per 1000 può portare, da calcoli fatti, una cifra considerevole, il totale, diciamo, intorno a 4 milioni di euro, che se il territorio viene sensibilizzato, questa cifra utilizzata o devoluta alla Fondazione può sicuramente essere molto utile per completare, per portare avanti i progetti che loro meritosamente intendono portare avanti. Abbiamo sentito appunto che l'ASL farà un elenco
diciamo, dei desideri, delle cose che, delle priorità, e la Fondazione vedrà a quali venire incontro e quali soddisfare. Come ultima cosa, ma la lascio per ultima proprio per una questione di importanza, è il riferimento alla strada di accesso. Noi chiediamo pubblicamente al sindaco di farsi portavoce per portare avanti una vecchia ipotesi di progetto per una strada con relativo ponte che in zona Santa Vittoria, per capirci dal Bennett, arrivi ai piedi dell'ospedale, che servirebbe per questa parte del Tanaro e avrebbe anche la funzione di alleggerire il traffico nella zona di Pollenzo, decongestionando appunto quella zona e quel bellissimo borgo, in modo da creare un'alternativa alla strada numero 7. Invitiamo il sindaco a promuovere un tavolo con i comuni limitrofi del Roero e soprattutto quelli interessati dal passaggio di questa idea di progetto, mi viene in mente Verduno o Santa Vittoria, comunque i comuni limitrofi, per portare avanti l'iniziativa e il miglioramento della viabilità territoriale. A supporto di questa tesi, noi sappiamo che il sindaco di Santa Vittoria, accompagnato dal senatore Davico, ha incontrato il ministro Delrio a Torino, in regione, a margine di un incontro, sottoponendogli la proposta di questa ipotesi di viabilità. Ci tenevo a sottolineare appunto l'aspetto della viabilità, perché anche in questi giorni, con queste condizioni meteo così avverse, avere idea di dover percorrere le strade che sono presenti in questo momento per accedere all'ospedale ci sembra veramente una condizione critica. A questo proposito abbiamo sentito una proposta del sindaco, che è solo lo studio, quello di quello di realizzare o di avere un pullman che possa partire con cadenza ogni mezz'ora, ogni ora che sia, dal Movicentro per andare a collegarsi all'ospedale e viceversa. Sicuramente sono tutte cose utili, anche perché l'ospedale di 110.000 metri quadrati significherà che quando funzionerà a pieno regime sarà una piccola città, cioè avrà all'interno migliaia di persone, tra lavoratori, operatori, visitatori che vanno a far visita ai pazienti malati, che sicuramente necessiterà di un attento piano e studio del traffico e della viabilità di accesso. Grazie. Grazie a lei, consigliere Panero. Consigliere Amaggiù, poi Marengo. Beh, innanzitutto voglio chiedere scusa a Massimo che l'ho interrotto e chiedo scusa a tutti i consiglieri per la reazione. Purtroppo va bene, discussioni accese sono importantissime e una reazione così è stata molto esagerata, ma c'è una differenza di rapporto fra hub personale fuori e le mie idee politiche qui all'interno. Quindi le mie idee politiche qui meritano rispetto e la confidenza che abbiamo fuori qua non ci deve essere. Quindi certi comportamenti li possiamo avere fuori. Ma qui sto rappresentando persone, sto parlando del mio pensiero, di come vedo le emozioni, posso votare le emozioni di Roberto, posso votare le emozioni di Tripodi, se le condivido le voto. I giochi politici non mi interessano. Mi scuso per la reazione che ho avuto, troppo esagerata, ma è dovuta al fatto che, lo ribadisco, certi atteggiamenti e confidenze teniamole fuori da queste porte. Qui siamo rappresentanti di cittadini e abbiamo una serietà elevata e non siamo più amici, ma abbiamo l'obbligo di fare l'interesse dei cittadini in base a quello che ci hanno chiesto e in base anche ai nostri fondamenti di pensiero. Qualunque comportamento amichevole, esagerato, rimanga fuori. Visto che l'ho anche detto ad alta voce, voglio chiarire alcuni punti. Non fare il furbetto, mi è stato detto, l'ho detto ad alta voce, ma non è dovuto alla scelta di votare
una mozione o l'altra, ma al fatto di non aver partecipato a questi ultimi incontri di maggioranza per motivi di lavoro, avendo presentato oggi l'emendamento, non era giusto per i colleghi, giusto. Però ribadisco, ci sono due persone, fuori possiamo fare quello che vogliamo, giocare, ridere, ma qua dentro penso che ci debba essere una massima serietà per il ruolo che copriamo. Ho detto prima che avrei votato tutte e due favorevolmente, penso che non voterò nessuna delle due, perché forse è meglio che guardi il proseguimento del Consiglio da casa. Grazie. Io chiedo al consigliere Ab di fermarsi e di riflettere prima di andare via. Le discussioni si affrontano a viso aperto, le problematiche con la maggioranza e gli emendamenti all'interno della maggioranza è costume che si discutano prima di arrivare al Consiglio Comunale, dopodiché ognuno di noi è una persona libera certo di votare, ma libera anche di scegliere dove vuole andare, con chi vuole andare. La maggioranza non è un taxi o un pullman che si prende e si lascia a piacimento. La maggioranza, piuttosto che un gruppo consigliare, per modo di operare, è una struttura che ti tutela in una serie di situazioni, ti fa proprie le esigenze che tu poni, fa sintesi delle esigenze di tutti. Le questioni e le discussioni che possono esserci state non mi interessano, mi interessa ribadire, viceversa, un comportamento che faccia parte dell'essere facente parte di un gruppo, in questo caso di maggioranza. C'erano i tempi, i modi e i luoghi per affrontare ed approfondire tutti gli emendamenti e la disponibilità per farlo, tant'è che tra sabato e domenica scorsa ci sono stati due giorni in cui la mozione, prima di essere stata presentata, è stata completamente riesaminata, rivoltata, discussa. C'erano tanti momenti, tante occasioni, tante opportunità. Questo non vuol dire che si voglia tarpare le ali ai singoli, ma essere parte di un gruppo vuol dire assumersi responsabilità sia in senso positivo e sia in senso negativo. Non può esserci soltanto un momento per il chiedere e non un momento per il dare. Io faccio un appunto, non entro nel merito ovviamente della discussione, chiunque qui è libero di stare, andare, ci mancherebbe. Dal punto di vista procedurale, l'emendamento che lei ha presentato, qualora lei non presenziasse più alla discussione, lo devo intendere decaduto? Quindi l'emendamento rimane anche in assenza sua qui. È solo questo che voglio sapere, per poter procedere poi a norma. Quindi va bene, quindi anche se lei sarà assente, vuole che l'emendamento sia presentato così come l'ha presentato. Benissimo. Ok, allora. Mi dispiace dover tenere qui discorsi interni alla maggioranza. Non condivido quello che ha detto il sindaco. Io ne prendo atto qua davanti a tutti i consiglieri. Da oggi non faccio più parte della maggioranza. Mi fermo e voto le due mozioni. Beh, grazie per queste precisazioni. Consigliere Marengo aveva chiesto la parola, prego. Sì, grazie Presidente, ma io farò un intervento molto breve, perché molte delle cose che sono state dette questa sera, sia dai consiglieri di maggioranza che da minoranza, sono assolutamente condivisibili. Mi fa piacere che il collega Amajou si fermi e che possa partecipare alla discussione. Io questa sera ho sentito molte parole basate sui se e sui ma, nel senso in questo momento c'è questa situazione, purtroppo se diamo in questo consiglio quello che
viviamo oggi come situazione legata all'ospedale di Verduno non è dipesa da questo Consiglio, non è dipesa dalle persone che oggi siedono o in maggioranza o in opposizione. Però io credo che se potessimo tornare indietro sicuramente prenderemmo scelte diverse, però abbiamo una responsabilità come amministratori, indipendentemente che si stia in maggioranza o in minoranza. La responsabilità di porci su un tema così grave e importante, su un tema così fondamentale e dirimente come quello dell'ospedale di Verduno, nella maniera più possibile chiara e netta per quanto riguarda le nostre posizioni nei confronti della città di Bra. Il mio intervento serve e vuole essere, se possibile, un intervento che possa in qualche modo ricucire quello che è stato detto questa sera, cercando una sintesi fra le varie posizioni. Io, Presidente, se è possibile, farei una proposta in maniera tale da poter uscire questa sera dando l'immagine di un Consiglio Comunale che sulla tematica dell'ospedale e sulla tematica trattata questa sera ha un'unica posizione. Io faccio una proposta, Presidente, una proposta ai colleghi consiglieri, se fosse possibile magari interrompere per 10 minuti il Consiglio, una capigruppo veloce, e cerchiamo di trovare una soluzione che possa in qualche modo arrivare ad avere un'unica mozione che sia sintesi delle due mozioni presentate, da votare all'unanimità in maniera tale proprio da restituire a questo consesso quella dignità che dovrebbe avere. Che dovrebbe avere. Vedo, mentre sto parlando, vedo il sindaco che dice di no, quindi credo che... Vabbè. Magari però facciamo parlare il capigruppo allora, no sindaco? Ecco. Prosegua tranquillamente il suo intervento. Faccio questa proposta, la proposta di interrompere 10 minuti il Consiglio Comunale, non di più, tanto mi sembra che le frasi interessate fossero un paio. Potremmo trovarci come capigruppo e cercare appunto una sintesi fra le due mozioni, in maniera tale da poter dare alla cittadinanza un'immagine unitaria. Punto. Poi, quelli che sono gli affari della maggioranza restano affari della maggioranza, non ci interessa, e se devo essere sincero mi spiace di essere stato testimone degli affaracci vostri, scusatemi il termine, però queste sono cose che vi dovete vedere voi in privato e non in consiglio. Abbiamo assistito veramente questa sera a scene che avrei preferito non vedere, però che forse anche vista la tensione, il temperamento, forse anche credo una situazione che si è incancarnita nel tempo, non credo che la situazione si sia deteriorata questa sera, però sono problematiche che non riguardano né il Consiglio Comunale né la cittadinanza braidese, ma riguardano la maggioranza e che potrete vedere in un secondo momento. Il mio è un appello all'unità e un invito a non disperdere quello che di buono è uscito da tutti gli interventi di questa sera, in maniera tale da poter dare veramente una sensazione alla nostra città e ai nostri concittadini che ci stanno guardando in questo momento anche in diretta, di unità e di un ideale comune su quello che è un argomento che appunto non è dipeso da noi, però che noi oggi possiamo in qualche modo dirimere e dare come sensazione ai nostri concittadini, proprio per evitare qualsiasi speculazione, anche e soprattutto politica. Quindi, Presidente, la mia proposta è questa. Grazie. Bene, grazie consigliere Marengo. Quindi il regolamento impone che, data la richiesta del consigliere, i capigruppo si esprimano. Prego, consigliere Tripodi. Non possiamo che condividere la proposta del consigliere Marengo, perché già nel nostro intervento e poi l'intervento a seguire appunto del consigliere Panero, dove abbiamo cercato di incominciare e di continuare a guardare avanti e lasciare alla memoria
non dimenticando, ma lasciare la memoria a quello che è stato, per far sì che le nostre responsabilità da oggi, che sediamo su questi banchi, sono responsabilità che quell'ospedale lì dovrà essere aperto. Adesso il problema esiste, e quindi quell'ospedale lì, insieme a tutto quello che riguarda le problematiche della strada, della logistica e quant'altro, oggi è veramente un problema nostro, che se non riusciremo a risolvere, domani qualcun altro ci sarà qui in Consiglio Comunale che dirà quando all'epoca... Non dobbiamo arrivare a questo, la dobbiamo risolvere. Oggi è un nostro problema. Prima era un problema sempre nostro, però purtroppo l'ha affrontato qualcun altro e noi non possiamo tornare indietro. Siamo amministratori locali, l'ospedale esiste, non possiamo buttarlo giù, dobbiamo semplicemente andare avanti, e quindi troviamo qualsiasi occasione di incontro e di condivisione per avere assolutamente qualsivoglia momento la stessa unità di intenti. Quando a dividere sono semplici interpretazioni di parole, io ritengo che sia necessario, e mi dispiace, dispiacerebbe seriamente, parlo da capogruppo e appunto rappresentante di gran parte o comunque una buona parte della cittadinanza, se la giunta o comunque il sindaco, già vedendo nella sua espressione nel momento in cui c'era l'intervento di Marengo, faceva cenno con la testa di no nel momento in cui si richiedeva la possibilità di unirci un attimo, 10 minuti, per vedere se riuscire a trovare una sintesi possa essere possibile, e secondo me sì, e secondo noi sì. Per tutto il resto, invece di quello che è successo prima, sono accettate le scuse del consigliere Abderrahman. Sicuramente al 100% non condividiamo, e in quest'Aula speriamo veramente che in futuro non si debbano mai più vedere scene di questo genere, perché dispiace seriamente vedere scene di questo genere. A noi non interessa minimamente i rapporti che potreste avere nella maggioranza, quindi chiedo se per anche dopo, nei prossimi interventi, nulla venga detto, se è possibile, o comunque, visto e considerato che voi fate gli incontri prima e quindi qua poi dovete essere allineati per votare in una determinata maniera, a me e a noi non interessa minimamente che cosa succede all'interno del vostro gruppo. E qui c'è ricopriamo un ruolo che è un ruolo istituzionale, e onori e oneri. Una volta va bene, può essere sempre data una seconda possibilità, ma appunto perché abbiamo degli ruoli dobbiamo assolutamente sentire la responsabilità del fatto che qui noi siamo dei rappresentanti pubblici, e qualsiasi motivo ha fatto sì che il consigliere Ab avesse quella reazione, già soltanto perché l'ha avuta, personalmente mi dispiace, ma non so la motivazione, mi dispiace perché in quel momento lì, quando abbiamo visto quella situazione, io ormai sono un po' di anni, non è mai capitata, quindi ci ha sconvolto un po' a tutti. Spero che nelle prossime occasioni questo non ricapiti più, per rispetto dei nostri concittadini e per rispetto delle istituzioni, perché con le parole, seduti ad un tavolo, senza doversi alzare, senza dover fare minimamente atteggiamenti diversi da quello che utilizzare la parola, si può risolvere sempre tutto, e questa è la base della democrazia, è la base di tutto e della nostra libertà. Quindi veramente chiedo a chiunque, perché magari potrà capitare in futuro, di fare in modo che in quest'aula avvenimenti del genere non avvengano più. Per tutto il resto, per quanto riguarda l'ospedale, condivido veramente la posizione, condividiamo assolutamente la posizione di Marengo, e ne saremmo veramente dispiaciuti se la maggioranza in questo momento e questa volta, come invece ha fatto spesso e volentieri nel passato,
non faccia di nuovo, chiamiamolo come vogliamo, passo indietro o passo avanti, o comunque un modo per incontrarci e dare definitivamente una nostra, un nostro senso, una nostra prospettiva di quello che vogliamo di quell'ospedale. Signor Sindaco, l'impostazione è diversa, qua ne potremmo tranquillamente dire colpa di uno e colpa dell'altro, ci sono persone qua che siedono in questo consiglio da comunale da 30-40 anni, ma non è mai capitato nelle nostre parole niente minimamente che la vostra azione o l'azione di chi ha lavorato in quegli anni è stata sbagliata o errata. No, no, ma assolutamente, ma è per questo che io dico andiamo avanti. Ma non ha capito l'intento con la quale lo dicevo. Non ha, assolutamente no, sono da stasera che sto dicendo ok la memoria, ma la memoria lasciamola per ricordare. Tutto il resto da qui in poi è la responsabilità, è mia, Davide Tripodi, Bergesio, Marengo, Panero, all'Asia, tutti, che da questo momento, adesso non mi sto a ripetere tutti quanti, da questo momento in poi sì, è nostra responsabilità fare in modo che quell'ospedale si apra e che vengano date tutte le possibilità che una rete stradale per raggiungerlo venga attuata e che sia certo il fatto che quell'ospedale venga aperto e basta con delle cose, delle date che si dice ok, adesso si apre, adesso si apre, adesso si apre. Più di così, mi dispiace signor Sindaco, io come posizione da consigliere non posso assolutamente avere. Grazie. Allora ragazzi, per cortesia, non trasformiamo questa sala in una anticamera di ospedale, per cortesia, per cortesia. Per cortesia, non si può parlare quando non si ha la parola, per cortesia, nessuno, abbiate pazienza, fermiamoci 3 secondi, respiriamo e andiamo avanti. Consigliere Marengo ha fatto la proposta, consigliere Tripodi ha detto che è d'accordo, nel frattempo si è prenotato il consigliere Elena, gli do la parola, aspetto poi le opinioni degli altri capigruppo a nome dei gruppi o anche dei singoli consiglieri che dicono sì, sono d'accordo, no, non sono d'accordo con la proposta di Marengo. Prego consigliere Elena. Grazie Presidente. Ma molto brevemente, io vorrei soltanto che noi come gruppo condividiamo quanto ha detto il consigliere Marengo. Secondo me si può cercare di fermarsi un attimo, di vedere su un tema così importante, di trovare una quadra insieme, tutti insieme, per uscire effettivamente da questo Consiglio Comunale, per arrivare a stilare una mozione unitaria, perché poi alla fine tutte le parole che hanno detto i colleghi sono tutte giuste, sono tutte motivazioni. Io però appunto non siedo qua da 40 anni, perché non so chi ci sia qua da 40, forse il sindaco, no, forse no 30, no, che Tripodi ha detto da 30-40 anni, cioè 30-40 anni qui non lo so. Vede che non mi smetto. Io sono, cioè non qui ma in generale 21, qui 21 sono già abbastanza, quindi quasi ora che mi tocco di mezzo. Però volevo ricordare il discorso della scelta dell'ospedale, solo questo volevo dire. Cioè, poi si possono dire tutti i discorsi sul luogo, la strada, tutte cose giuste, ci mancherebbe altro, però sulla scelta che era stata fatta ai tempi, era stata anche una scelta ai tempi, cioè lungimirante, perché non nascondiamoci dietro un dito, si rischiava che l'ospedale di Alba di Bra chiudessero, perché non è che c'era tante, cioè il piano sanitario prevedeva la chiusura, magari non avevamo più un ospedale, è chiaro, esatto, cioè, ma difatti, cioè, poi per carità, certo che la tempistica ha avuto dei tempi che non sono consoni a una buona amministrazione, dovute a tante motivazioni, il sito, non il sito, io non voglio più entrare, giustamente questo ho detto, non andiamo più indietro, però di fondo
cioè, la scelta era stata già una scelta lungimirante, perché si rischiava che il nostro territorio poteva rimanere senza ospedale, cioè, o essere depotenziato, essere, diventare un non so che cosa, e quindi, cioè, è chiaro che poi si è arrivato alla scelta dell'ospedale unico di Alba Bra, nel sito di Verduno, con tutte le problematiche che qui sono state sviscerate questa sera, e niente, però, cioè, venendo al nocciolo della questione, che poi abbiamo parlato dell'ospedale, ma giustamente, in generale, però penso che la mozione sia verta su questo discorso del piano, e quindi, cioè, secondo me ci sono tutti i presupposti per poter arrivare a trovare un accordo per stilare una mozione unica. Secondo me, io condivido la proposta del consigliere Marengo, del consigliere Tripodi, fermiamoci 5 minuti, 10 minuti, vediamo se ci sono le condizioni per poterne trovare una unica, anche così il consiglio comunale uscirebbe in modo unitario. Mi sembra che su un argomento così sia una cosa positiva. Grazie. Grazie al consigliere Elena. Consigliere Bergesio, prego. Sì, grazie. Senza farla tanto per le lunghe, va bene anche per noi la proposta del consigliere Marengo, anzi ci fa piacere, proviamo a capire i presupposti e trovare la quadra. Ci sono altri interventi? Va bene. Il consigliere Allasi ha chiesto la parola? Ah, prego. Grazie Presidente. Allora, io invece sono contrario alla proposta, perché prima che intervenisse il consigliere Marengo volevo fare una proposta di modifica piuttosto semplice, che penso che non valga neanche la pena riunirci in conferenza capigruppo. Una proposta di modifica che prende in sostanza una parte delle due mozioni e si fonde in una mozione unica. Vorrei però precisare le motivazioni, se è possibile, brevemente, perché sono state dette molte cose e prima di andare alla dichiarazione di voto comunque c'erano delle cose che secondo me andavano precisate, perché legate alla proposta che faccio, intendo, e quindi per rispondere alla richiesta avanzata da Marengo. Si è detto che stiamo perdendo tempo, no? Perché stiamo già discutendo di qualcosa che è già superato, giusto? Bene, io volevo solo ricordare che la mia mozione è stata presentata martedì, la notizia sui giornali è uscita giovedì, la mezza smentita, perché secondo me non è stata una smentita chiara, ma diciamo il passo indietro, così ci ritroviamo tutti, il passo indietro è uscito il primo, non tanto pronto come diceva un collega, ma è uscito venerdì, il venerdì di quella settimana in cui ho presentato la mozione. E la mozione della maggioranza è stata presentata domenica, cioè quando ormai era inutile presentarla, secondo le parole utilizzate prima da un consigliere. E quindi mi spiace, non sono io che sto facendo perdere tempo, no? Quindi vorrei rigettare questa affermazione, perlomeno nei miei confronti. E per quanto riguarda la questione della premessa della mia mozione, no? Cioè quella per cui si fa riferimento alle ragioni per cui ci troviamo in questa situazione, che non è neanche kafkiana, è veramente una situazione totalmente al di fuori della norma, ecco, forse normale in Italia, magari, forse, ma neanche tanto. E perché lo ritengo un passo importante. Essere uniti, come si è ribadito più volte, non significa essere uniformi. Troppo spesso in questo territorio non si parla, la gente non si muove, non reagisce. E poi dopo arrivano i problemi, ci troviamo in situazioni sempre più critiche, nessuno ha detto niente, tutti ne parlano al bar, nessuno fa niente, non c'è reazione pubblica, l'importante è essere uniti. Questa non è unione, fare squadra significa anche condividere idee diverse, perché non tutti hanno gli stessi ruoli nella squadra, ognuno ha ruoli diversi e ha prospettive diverse e ha visioni diverse.
Quindi non necessariamente dobbiamo vederla allo stesso modo, e l'unità non è un totem a cui, che dobbiamo raggiungere. Non è un totem, perché se l'unità è omogeneità di vedute, questo non è un obiettivo. Non è un obiettivo nella vita e neanche nella politica. Ora, quindi, quelle affermazioni che io faccio nella mozione non sono affermazioni, si parla sempre di polemiche, io non capisco perché quando si affrontano i numeri e i dati di fatto deve essere polemica. Se invece, invece l'alternativa è non dire. Io questo non lo trovo sensato, perché non fa bene alla discussione politica, alla maturazione culturale e sociale di qualunque comunità. E quindi è sempre importante ricordarsi perché stiamo discutendo di un determinato problema, come si è formato e come ci si è arrivati. E se qualcuno in questo ci vede la polemica, bontà sua, sono cavolacci suoi, perché la realtà è quella. Ne possiamo discutere, hai torto tu, hai ragione tu, è colpa di Tizio, Caio, Sempronio, ma i problemi ci sono stati, ed sono la ragione per cui siamo qui. Detto questo, io trovo che invece le parole nella mozione, nella parte diciamo di impegno, di richiesta di impegno, contenute nella mozione della maggioranza, sono parole, secondo me, non chiare, nette, precise, semplici come quelle della mia proposta di mozione. E c'è un punto positivo, quello di discussione nel territorio, no? Quella per cui ogni possibile altro cambiamento di prospettiva strategica, no? Dell'utilizzo della struttura va condivisa con l'assemblea dei sindaci, eccetera. Ora, io ricordo che questo dovrebbe già essere così. È veramente pleonastico ripeterlo, ma io vi leggo i compiti della conferenza dei sindaci: e l'organismo cui compete nell'ambito delle indicazioni regionali la definizione degli indirizzi generali di programmazione sociosanitaria dell'ARCN2 Alba e Bra. Per cui il problema di questa uscita che c'è stata dell'ASL pone due problemi: uno, il tipo di uscita, perché non ne, ripeto, i dettagli forniti non sono frutto di incomprensioni, sono dettagli forniti che vengono di quindi sono informazioni che arrivano dal direttore sanitario e derelato anche dal direttore generale. E quindi si pone un problema: l'ASL stava pensando, da cosa è stato detto, ipotesi molto importanti sulla funzione strategica di quella struttura sanitaria nel nostro territorio, senza alcun collegamento come di dovere con l'assemblea dei sindaci. E questo è un altro fatto molto significativo, secondo me. Vengo al punto della proposta di modifica, dopo aver rimarcato, secondo me, due punti essenziali. Io sono disposto, anche se non abbiamo praticamente avuto l'opportunità nella precedente conferenza di capigruppo, ed ecco perché dico, secondo me è inutile che adesso andiamo in conferenza capigruppo, a fare questa proposta. Per quanto riguarda la parte di premessa, io la posso concedere di mantenerla in sostanza generale. La prima parte è: avendo appreso le notizie, eccetera, eccetera, che può essere il vostro primo incipit o il mio primo incipit, non ha importanza, un paragrafo che riguardi, che consideriamo tutte le vicissitudini che riguardano e hanno riguardato nel tempo l'edificazione, la progettazione e l'edificazione di questa struttura. Quindi senza andare a elencare le problematiche, per voi è polemica? Non è un problema, però nella mozione ci deve essere un riferimento al fatto che tutto questo progetto a questo punto, perché ci sono stati dei problemi molto seri lungo il suo percorso. Quindi, ricordato questo, e ricordato che parte di questi problemi li ha affrontati il pubblico, perché il danno paesaggistico che c'è su quella collina può essere sopportabile solo per una struttura a funzione interamente pubblica, e quindi è utile ricordarlo. Fatta quindi, concessa questa, la mia proposta, concessa questa
come dire, riferimento non specifico al numero dei posti di letto, se volete, ma un riferimento però che c'è, che ci deve essere, sul fatto che c'è una criticità nella costruzione di quell'ospedale, perché sennò non sarebbero giustificati i ritardi, e che la sua presenza in quel paesaggio non può tollerare utilizzi diversi dalla funzione pubblica a cui è destinato. La parte propositiva rimane invece integralmente quella che ho proposto io, perché mi sembra che le parole siano semplici, non danno adito a nessuna polemica. Se volete ve la rileggo così ve la ricordate, trovassi il testo. Hai mica il testo. Grazie. Il testo propositivo è esprima... Le ricordo solo che è già oltre i 5 minuti. Che faccio velocissimo, leggo velocissimo. Esprima a nome dell'amministrazione comunale la netta contrarietà all'ipotesi ventilata di utilizzo di parte della struttura ospedaliera di Verduno da attività sanitaria privata. Mi pare che su questo abbiamo concordato tutti. Esprima a nome dell'amministrazione comunale la netta contrarietà a qualunque ipotesi che sia alternativa alla piena occupazione della struttura di attività esclusivamente pubbliche, eccetera, eccetera. In campo sanitario del territorio, sia in modo diretto o indiretto, ho spiegato prima che cosa significa, spero. Se non è chiaro, chiedete. Questa posizione, infine, si è portata in seno alla conferenza dei sindaci dell'ASCN2, che è un po' la sostanza di quello che c'è anche nella vostra mozione, in tutte le sedi e in tutti i livelli. Io penso che queste parole qua non diano adito, non siano né pretestuose, ma siano chiare e semplici. C'è un rifiuto di un'ipotesi ventilata e c'è l'affermazione di una destinazione che si vuole avere. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Mi pare che, malgrado l'ultimo intervento del consigliere Lase, che abbia detto la sua personale contrarietà alla sospensione, correggetemi se sbaglio, mi pare che dalla maggioranza almeno dei presenti sia arrivata... Anche io sono contrario all'interruzione. Prego, consigliere Somaglia. Poi Bergesi, vero? No, consigliere Somaglia, poi consigliere Bergesi. Solo un chiarimento, siccome sono uno di quelli che ha rimarcato il discorso delle polemiche, però la mente e l'età non mi gioca degli scherzi, mi pare di aver detto non è più ora delle polemiche, perché quando è stata ora delle polemiche le abbiamo fatte tutti su questo argomento qui e su altri argomenti. Io, insieme forse anche al sindaco, siamo stati tra gli amministratori che abbiamo bloccato la statale 231 nel lontano, quindi rischiando anche di andare in galera, perché è un'interruzione di pubblico servizio. Allora, questo è quello che ho detto io, che questa non è più l'ora di fare la polemica, questa è l'ora di fare un documento chiaro, che non implichi nessun tipo di lettura diversa, se non quella che quella deve essere una struttura pubblica, che qualsiasi alternativa deve passare in conferenza dei sindaci, che è vero che già la legge dice quello, e quindi non deve neanche essere sottolineato, di lì deve passare, di lì è il territorio, i rappresentanti del territorio che devono avallare qualsiasi scelta diversa da quella che oggi andiamo ad esprimere. Ecco, secondo me quello deve riportare il documento che questa sera deve uscire da questa assemblea, chiarissimo, non rivangare nulla, l'ospedale è lì, lo teniamo dov'è, ci siamo battuti per averlo efficiente, per finirlo, forse siamo addirittura d'arrivo. Allora diamo una spinta a questa fase finale della corsa e chiariamo esclusivamente quel punto lì, che è quello che quella è una struttura pubblica e che qualsiasi altra interpretazione o destinazione deve passare attraverso la scelta del territorio. La scelta del territorio passa attraverso l'assemblea dei sindaci. Grazie al consigliere Somaglia.
perché mi perdo, e io non sono disponibile a nessun testo che abbia chissà che preambolo e che premessa. A me quello che interessa e al mio gruppo è la parte finale che dice quello che testé ho ricordato. Grazie. Grazie. Consigliere Bergesio. Microfono, prego. Grazie. No, in realtà no, ho bisogno di un secondo che... Della sospensione. No, ci mancherebbe. Possiamo sospendere, allora facciamo così, sospendiamo 5 minuti il consiglio, 5, che non vuol dire andare in capigruppo, sospendiamo 5 minuti il consiglio, lasciamo ai singoli gruppi eventuali di dire, fra 5 minuti ci ritroviamo qui e prenderemo le decisioni con serenità, vi prego.
abbiate pazienza, a scanso di equivoci, c'è stata la... io ho concesso la sospensione di 5 minuti perché era stata chiesta da un capogruppo e mi pare di aver incontrato il favore dell'assemblea quando ho detto ci fermiamo 5 minuti, ma sono stato chiaro, ho detto poi non andiamo di là, torniamo qua e qua decidiamo alla luce di quello che forse il capogruppo Bergesio voleva di andare di là o no, questo è il discorso. Ma se no, questo. Possiamo riprendere? Ci siamo tutti? Io quasi? A parte il sindaco che è in bagno, mi dicono, però. Allora, questi 5 minuti di sospensione hanno portato qualche ulteriore elemento a favore o contro una certa ipotesi? Prego, consigliere Bergesio. Siamo per chiedere al presidente la sospensione pro una capogruppo. Cosa dobbiamo fare per trovare una sintesi? Allora, la mia proposta adesso è: siccome nel corso dei vari interventi qualcuno ha detto sì, qualcuno ha detto no, io metto in votazione la proposta di sospendere il consiglio e di andare in capigruppo. Aspettiamo che arrivi anche il sindaco. Metto in votazione questa proposta, così il consiglio si esprime e sulla base di chi dice sì e di chi dice no si vince. Possiamo anche fare come non so per voto palese, cioè voto a mano, voto elettronico. Allora, ripeto, pongo in votazione la proposta di sospendere per il consiglio comunale al fine di giungere, se è possibile, all'interno della conferenza di capigruppo che faremo nella saletta al piano terra dove abbiamo fatto prima la capigruppo, se è possibile raggiungere una posizione comune. Questo è lo spirito di quanto è stato chiesto dal consigliere Marengo, su cui si sono espressi più o meno quasi tutti o tutti. Adesso votiamo la sospensione del consiglio per andare in conferenza capigruppo. Segnaliamo la presenza. Mozione d'ordine, esatto. Allora, scrutatori, mi aiutino a contare quanti siamo. Va bene, votiamo sulla proposta di andare in capigruppo. Allora, votazione chiusa, la proposta è accolta con 14 voti favorevoli e 2 voti contrari. Allora, mi pare che dobbiamo anche dare un'indicazione. Cosa mi dite? 10:30 ci ritroviamo qui? Alle 10:30 siamo qui. Va bene? Massimo 10:30. Solo capigruppo.